Allora, buongiorno, buongiorno consiglieri. Prego tutti di prendere posto ai propri banchi. Invito il segretario a fare l'appello. Tambellini. Presente. Allegretti. Amanti. Angelini. Azzarà. Battistini. Benedetti. Bertolucci. Bini. Bonturi. Buchignani Nicola. Buchignani Ruggero. Cantini. Curione. Fava. Fazzi. Garzella. Presente. Giorgi. Giovannelli. Lenzi. Fazzi c'è. Fazzi? Sì. Allora, Lenzi. Leone. Lucchesi. Macera. Marchini. Martinelli. Mercanti. Monticelli. Morriconi. Mura. Pagliaro. Piantini. Picchi. Rosellini. Entra Azzarà. Entra Azzarà. Azzarà. Allora, con 28 presenti la seduta è valida, nomino scrutatori Fava, Pagliaro e Bini. Allora, è iscritto a parlare Bonturi, al quale do subito la parola. Sì, grazie Presidente. Io volevo cogliere questa occasione per chiedere al Consiglio un minuto di silenzio per una persona che è scomparsa questa sera. Può ripetere per cortesia? Si sente? Vai, prego. Per una persona che è scomparsa questa settimana, una persona, diciamo, che molto importante per molti di noi che fanno attività politica, ma per tutta la città. La persona è Aurelio Russo, che è scomparso questo lunedì, era presidente del Real Collegio. Io credo che tutti noi, diciamo, al di là delle diverse vedute politiche, abbiamo trovato in lui un interlocutore onesto e capace, quindi chiedo a tutto il Consiglio di fare questo minuto di silenzio. Grazie. Bene, accordato allora un minuto di silenzio. Grazie. Bene, entriamo nel vivo del Consiglio Comunale con la prima pratica, che è la 270-2013, convalida degli eletti, convalida dei consiglieri comunali. A seguito appunto del proprio atto assunto dal Sindaco al protocollo generale dell'ente, numero 62097 del 3 agosto 2013, sono stati nominati tra gli altri quali assessori consiglieri Mammini Serena, fratello Alda, Tuccoli Massimo. Ai sensi dell'articolo 64,2, suddetti consiglieri comunali sono cessati dalla carica dal 3 agosto 2013, data di accettazione della nomina. Al loro posto sono subentrati i consiglieri primi non eletti: Buchignani Ruggero del Partito Democratico, Giovannelli Andrea, Luca Civica,
Curione Diana, sempre per Lucca Civita. Devo chiedere ai, prima di sottoporre voti la pratica 270-2013, devo chiedere ai consiglieri comunali se conoscono eventuali case, cause di incompatibilità o di ineleggibilità dei nuovi consiglieri comunali. La parola al consigliere Fazzi, prego. Io credo che si possa discutere, perché diciamo, non tanto sull'opportunità o meno, ma siccome questa surroga precede, cioè anzi segue, scusate, insomma, un'inversione di ragionamento, come dire, segue un atto importante che è quello che ci verrà illustrato, credo che si possa ragionare allora delle condizioni che hanno portato a questa surroga. Credo che sarebbe, come dire, importante non tanto ragionare ora dei nomi che sono subentrati, evidentemente, ma del fatto intanto del come sono distribuiti, ad esempio. No, noi vediamo che due di questi nomi vengono sostituiti, perché ci sono stati dei corrispondenti ingressi in giunta, in una precisa lista. Cioè, tra la scelta che è stata fatta, no, per inserimenti in giunta, mentre sono stati esclusi alcuni, cioè questo vi siete accorti, no? Un fatto di vasi comunicanti, alcune rappresentanze politiche, alcune sigle non fanno più parte della giunta, mentre altre hanno preso il posto di quelle sigle. Cioè, noi ci troviamo che Lucca Civica ha due assessori, no? Sono entrati a far parte della giunta, tant'è che c'è stato, no, noi stiamo prendendo atto di questa surroga di due componenti che si rinnovano la presenza in consiglio comunale, vediamo una surroga nel Partito Democratico e vediamo che a fronte di esclusioni di altre componenti, no, non ci sono al momento, non risultano altre forme comunque note, questa è la ragione per cui abbiamo chiesto questo Consiglio Comunale, come dire, di compensazione, di coinvolgimento. Io non voglio, come dire, adombrare niente di strano, ma diciamo, io se non sbaglio, mi chiedo se me lo sono sognato, io ho letto sui giornali che alcune componenti che non fanno parte della giunta potranno partecipare, non è stato detto come uditori, ma comunque potranno partecipare ai lavori della giunta. Quindi, come dire, in questo cambio di componenti all'interno del Consiglio Comunale si prefigura anche un cambio politicamente sostanziale anche delle modalità di funzionamento della giunta. Mi scusi, consigliere, no? Possiamo entrare dopo al secondo punto con questa, su queste motivazioni? Sto parlando della surroga, no? Cioè, la surroga c'ha... Sì. Cioè, perché non ci sono persone del PDL che vengono sostituite? No. Perché, giustamente, è banale, no? Sì. Allora, il momento nel quale noi vediamo il riflesso sull'aritmetica delle componenti consigliari è ora, non è dopo. Poi qualcuno diceva anche che forse dopo non si potrà discutere perché ci sarà una comunicazione e basta. No, io non lo voglio credere, però intanto alcune considerazioni le faccio ora perché mi sembrano pertinenti. È che non è, tecnicamente non è una surroga questa, in quanto appunto i consiglieri sono già effettivamente consiglieri comunali, adesso dobbiamo verificare le... Quindi lei si è sbagliato a darmi la parola? O ho sbagliato io a chiedere? Esatto, chiedere appunto, io pensavo che lei chiedesse la parola sull'ineleggibilità e l'incompatibilità eventuali dei nuovi consiglieri. Per quanto riguarda le motivazioni politiche, le considerazioni politiche della nuova giunta, entreremo nel prossimo, col prossimo argomento. Io non sto parlando della giunta, sto parlando del consiglio. Sì, cioè, poi voglio dire, non è che ora voglio fare una questione di principio, le cose... Diciamo che sto dicendo sono evidenti e chiare.
Mi sembra che sia questo il momento di dirlo. Poi se si preferisce, perché magari questa cosa spiazza le aspettative, anche semplicemente quello, perché poi non riesco a capire quale sia, cioè perché se le cose sono le stesse e comunque si discute, che si dica ora o che si dica dopo non cambia niente. Però se si preferisce così, io registro, come dire, quello che in altre sedi ho già dichiarato, cioè da parte dell'amministrazione e del sindaco si fa una scelta di concentrare, almeno da un punto di vista delle scelte istituzionali, no, su alcune forze la solidità, la sostenibilità di questo progetto politico che è iniziato lo scorso anno. Poi vedremo. Comunque mi fermo qua. D'accordo. Bene. Presidente. Allora, se non ci sono altri interventi, entrerei nel sistema di voto. Si vota, chi vuole votare favorevole vota sì, chi ha la convalida, chi è contrario alla... Esatto. Allora, ci si può prenotare? Ci si può prenotare? Vabbè, ormai facciamo per sistema elettronico, dai. Consiglieri già seduti, quelli nuovi possono votare o meno? Quelli no, possono. Allora, lo dico anche per i nuovi consiglieri, ci si prenota premendo il tasto yes. Vabbè, ormai siamo entrati nel sistema di voto, insomma. Un attimo. Sì, anche loro. Sì? Sono tre. C'è Buchignani, il suo omonimo, e poi ci sono Curione e Giovannelli. Allora, chiusa la prenotazione. È chiusa? Allora, ci si può sempre prenotare. Si votano anche... Allora, un attimo d'attenzione. Sì, infatti. È la stessa fattispecie che ci siamo trovati al primo consiglio di insediamento. Quindi basta votare sì, loro sono già consiglieri, dobbiamo convalidare, non è una surroga, capito? Allora, tutti prenotati? Chiusa la prenotazione? Vabbè, avanti. Quando avremo qualche risorsa, vero? Allora, si può votare la pratica 270-2013. Chiusa la votazione. C'è l'immediata? Sì. Penso di no. No, al limite lo chiedo dopo. Allora, 27 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, approvata. Adesso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Siamo già prenotati, siamo già inseriti nel sistema. Si può votare l'immediata eseguibilità. Chiusa la votazione. Allora, con 26 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti e un non voto, approvata. Bene, passiamo alla pratica successiva, che è la 269-2013. Richiesta di riunione del Consiglio Comunale
ex articolo 39,2 del decreto legislativo 267 del 2000, comunicazione del sindaco ai sensi dell'articolo 28,3 lettera A dello statuto comunale e relativa discussione. Ecco, vorrei fare alcune precisazioni in apertura prima di affrontare questo argomento. Mi sembra doveroso, alla luce anche di quello che ci siamo detti insieme ai capigruppo ieri alla commissione dei presidenti dei gruppi consiliari convocata appunto d'urgenza per trattare questo argomento. Allora, il sindaco nomina, ha la facoltà di nominare e revocare il vice sindaco e gli altri componenti della giunta senza rispettare alcuna indicazione del consiglio comunale, perché sono due organi assolutamente distinti e separati tra loro, d'accordo? Gli organi principali dell'amministrazione sono il sindaco e il consiglio comunale. Il sindaco è tenuto a dare motivata comunicazione delle decisioni che ha prese al consiglio comunale, questo anche nell'ottica, lo dico consiglieri, della tanto decantata centralità, che, nella quale io credo, centralità del consiglio comunale, che è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente. Quindi il sindaco è tenuto a dare motivata comunicazione delle scelte che fa, sia quando nomina, sia quando revoca i componenti della propria squadra di governo, quindi della giunta. Allora, questo può avvenire in una seduta consiglieri ordinaria, quindi anche senza che la comunicazione del sindaco sia iscritta, però un attimo di attenzione, perché poi dopo su questo vorrei essere preciso su questa questione che è stata affrontata ieri, però appunto mi sembra che abbia lasciato qualche strascico, secondo me, di disinformazione, d'accordo? Allora, questo può avvenire in una seduta ordinaria del Consiglio Comunale senza che sia scritto all'ordine dei lavori la comunicazione del sindaco, e in questa fattispecie generalmente, questa è quello che è la regola che ci siamo sempre dati e quello che prevede anche la normativa, non si attua una discussione, il Consiglio Comunale non attua discussione sulle comunicazioni che il sindaco dà, sia su questa sia sulle comunicazioni che intende dare per quanto riguarda fatti di particolare gravità o importanza per la città che siano intervenuti tra una seduta del Consiglio e l'altra, d'accordo? Ma non siamo in questa fattispecie, questo vorrei essere chiaro. Il Consiglio di oggi, come ha anticipato il consigliere Fazzi giustamente, è un Consiglio straordinario, convocato ad hoc perché 9 consiglieri hanno fatto richiesta di convocare il Consiglio Comunale con un ordine dei lavori preciso, che è quello delle comunicazioni del sindaco e discussione delle comunicazioni del sindaco. Questa è una facoltà dei consiglieri, come tutti saprete, come è scritto nel nostro regolamento, nel nostro statuto, è scritto nella fonte principale che è il testo unico degli enti locali. Quando un quinto dei consiglieri o il sindaco fanno richiesta di un consiglio straordinario, il presidente è tenuto a convocare la seduta del consiglio, a riunire il consiglio comunale entro i 20 giorni dalla data di protocollazione. La protocollazione della richiesta dei 9 consiglieri è avvenuta lunedì per una serie di questioni che insomma non vi sto a dire, di malfunzionamento del protocollo per cause contingenti, lo ripeto, di quel giorno lì è arrivata sulla mia scrivania la richiesta alle ore 14, io ho convocato urgentemente la capigruppo ritenendo appunto la richiesta fosse di particolare importanza e il consiglio dovesse trattare affrontare la questione in maniera perentoria, insomma velocemente, alla prima data utile che era ieri, avevo bisogno di almeno 24 ore dalla convocazione della capigruppo. Nella riunione del capigruppo potevamo stabilire di convocare il consiglio da oggi al 25 di agosto. Il 25 agosto era il termine ultimo dei 20 giorni sostanzialmente, quindi il consiglio poteva essere convocato in questo arco di tempo. Il capigruppo ha stabilito liberamente di convocare in maniera urgente il consiglio comunale per la data odierna, quindi siamo sostanzialmente in questa fattispecie, è un consiglio straordinario convocato da 9 consiglieri. Pertanto noi abbiamo iscritto le comunicazioni del sindaco riguardanti la nuova disposizione della giunta comunale come
un argomento posto all'ordine dei lavori. Secondo, ed è del tutto evidente, insomma, per quanto mi riguarda, che come tale l'argomento debba essere trattato, per cui l'argomento deve essere, sull'argomento deve avvenire una discussione che deve coinvolgere il Consiglio Comunale. Ieri ci siamo lasciati alla capigruppo dicendo convochiamo d'urgenza una capigruppo prima di trattare l'argomento per stabilire se il Consiglio ci sarà discussione. Non lo faccio perché la questione secondo me è pleonastica, perché per quanto mi riguarda l'argomento è scritto all'ordine dei lavori e quindi decido secondo le mie prerogative che l'argomento debba essere trattato e debba essere discusso dal Consiglio Comunale. Questo lo dico anche perché nelle prerogative del Presidente ci sono quelle di convocare e dirigere il Consiglio Comunale. Anche questo io l'ho detto più di una volta, forse non sono stato chiaro, cercherò di esserlo ancora di più in questa occasione. Coordina e dirige e convoca il Consiglio Comunale garantendo il diritto democratico di tutti i consiglieri e facendo rispettare le norme prescritte che governano la nostra assemblea, quindi come dicevo prima, regolamento comunale, statuto e in particolare la 266 del 2000 da cui originano poi lo statuto e il regolamento. Il Presidente non è un uomo di parte, lo volevo dire perché questo è il mio intendimento, io esercito la mia funzione in quando siedo qua sopra, con questa ottica, quindi il Presidente non è un uomo di parte e non gestisce il Consiglio secondo diciamo, gli intendimenti o di maggioranza o di opposizione, ma cercando di far rispettare le regole. Poi posso anche sbagliare, per carità, però lo faccio col massimo equilibrio, cercando insomma il massimo equilibrio e cercando di farlo analizzando ciò che dicono le regole. Ecco, per cui detto ciò, ecco, stabilisco che sull'argomento posto all'ordine del giorno deve essere effettuata la discussione secondo i tempi prescritti dal nostro regolamento. Ecco, secondo me l'unica facoltà che in questa sede ha la capigruppo è quella di eventualmente decidere se contingentare o meno i tempi della discussione. Qualora appunto non ci fossero un intendimento almeno in questa direzione di limitare i tempi della discussione di almeno i capigruppo che rappresentino almeno 2/3 del Consiglio Comunale, io non posso fare altro che effettuare la discussione tenendo conto dei tempi prescritti dal regolamento, che sono 20 minuti per ciascun gruppo e 2 minuti per ciascun consigliere. E qui penso di essere stato il più chiaro possibile, d'accordo? In maniera trasparente, in modo anche da eliminare le varie incomprensioni che ci possono essere state, per cui mi prendo la responsabilità di ciò che faccio, pensando di essere chiaramente dalla parte della ragione, altrimenti non lo farei, e quindi detto ciò passiamo appunto alla trattazione dell'argomento posto alla discussione del Consiglio Comunale secondo quanto richiesto dai 9 consiglieri Angelini ed altri, ovvero comunicazione di sindaco ai sensi dell'articolo 28,3 lettera A dello Statuto Comunale e relativa discussione. D'accordo? Ecco, è prassi, essendo un consiglio straordinario, che il consiglio straordinario venga aperto dalla introduzione di uno dei firmatari. Quindi chiedo a uno dei firmatari di chiederne la parola. Ecco, prego consigliere Angelini, dopo la relazione del consigliere Angelini seguirà l'intervento del sindaco, dopodiché aprirò la discussione secondo i modi che ho detto. Prego. Devo innanzitutto rivolgere al Presidente un ringraziamento che con molto equilibrio ha sciolto un nodo che sembrava, diciamo, controverso nella riunione dei capigruppo e l'ha sciolto secondo la legge e secondo giustizia. E non ho difficoltà ad ammettere che il Presidente Garzella, almeno per noi, è un uomo imparziale che dirige con equilibrio e senso di responsabilità i lavori del Consiglio. Secondo, riguardo a me, ecco, io devo dire, mi ritrovo sui giornali che riportano, qui c'è anche la stampa, che questo Consiglio straordinario è stato convocato dai consiglieri di centrodestra più 5 Stelle
Ora, vi devo dire, io non sono un consigliere di 5 Stelle, ma non mi reputo neanche un consigliere di centrodestra. Io sono il rappresentante di una lista civica che ha la sua storia, la sua autonomia e che non si vuole fare intruppare, che ci siamo presentati proprio perché non eravamo d'accordo, diciamo, sulla gestione della politica da parte dei due poli. Chiuso, quindi io pregherei la stampa di non catalogarmi in una categoria che non mi appartiene. Venendo sul punto, ecco, io vorrei appunto ringraziare il Presidente Cazzella e oggi il Sindaco su un punto che ha acceso il dibattito nella città, perché da un mese praticamente si parla sui giornali di carte stampate online del ricambio di giunta. Devo dire che io ne ho parlato anche con consiglieri di maggioranza che mi hanno smentito fino all'ultimo quello che in vero è successo, evidentemente non tutti erano adeguatamente informati, e però questo ricambio della giunta che è avvenuto in modo massiccio, perché cambiare 4 assessori, metterne un quinto, togliere il vice sindaco, allontanare il vice sindaco, io pensavo in qualche modo che ci fosse anche il pretesto o la, diciamo, l'esistenza di una incompatibilità, mentre il sindaco è stato preciso a dire che non solo questo ha portato un ricambio. Ecco, questi, tutti questi fattori impongono, ecco, in una città che ha discusso sui giornali, fra la gente, in modo molto appassionato del cambio della giunta, del suo significato, del cambio della maggioranza, delle prospettive, del programma di questa amministrazione, che anche in Consiglio Comunale si dovesse approdare su questa discussione. Ieri ho preso dal sindaco Tambellini che non era sua intenzione, diciamo, non applicare questo punto dell'articolo 28,3 lettera dello Statuto, ma soltanto collocarlo in una fase più avanzata, cioè nel settembre. Però io ritengo che fosse sbagliato che su questo punto non si facesse chiarezza e non si iniziasse una discussione all'interno del Consiglio. E quindi io penso che, sia pure con qualche contrapposizione, si viene in Consiglio Comunale per affrontare un dibattito serio e sereno, per capire dal sindaco le motivazioni con cui ha effettuato questo, diciamo, grande movimento nella composizione della giunta, per chiarire anche, oggi sulla stampa si leggono cose strane, dico il sindaco, che la giunta da settembre verrebbe riunita non solo dai membri della giunta ma anche da alcuni uditori, come si fa in altri consessi, che sarebbe una pratica perfino illegale, e spero che non si arrivi a queste scelte, diciamo, di nessun senso. Però ecco, noi pensiamo che il sindaco ci dovrebbe chiarire il senso di questo mutamento, che ha un grande peso, un grande significato nella storia politica della città, perché avviene soltanto a poco più di un anno dall'insediamento di una giunta che non l'ho fatta io, l'ha fatta lo stesso sindaco Tambellini, che ora la rinnova, e soprattutto, ecco, su una difficoltà di gestione, su problemi importanti dell'amministrazione comunale, su cui a mio avviso, ma lo dirò nel mio intervento, pervengono difficoltà. Naturalmente io mi auguro anch'io, e ho sempre, io che personalmente ho dato un contributo, nel senso, sia pure, diciamo, con la passione, qualche volta anche con un accredito con cui mi viene di parlare, ma mi sono rivolto all'amministrazione qualche volta con rabbia, perché vorrei che la giunta, il sindaco, l'amministrazione nel suo complesso fosse più presente sui problemi della città ed evitasse quegli errori che durante questo anno noi abbiamo, almeno come governatore Lucca, denunciato, ecco, devo dire, senza riscontro e senza qualche volta neppure attenzione da parte dell'amministrazione. Quindi noi veniamo qui ad ascoltare la relazione del sindaco sulla base della disposizione dello statuto, l'articolo 28,3 lettera A. Non abbiamo pregiudizi e speriamo che il sindaco ci chiarisca non soltanto i motivi che l'hanno portato a questa sua scelta, che penso che sia dolorosa per alcuni e importante per anche per la maggioranza e per il futuro della città, e ci chiarisca anche le cose che non sono state chiarite,
perché, e questo lo dirò nel mio intervento, a noi ci sembra che da un anno a questa parte l'amministrazione comunale è guidata da schieramenti che sono anche al loro interno differenziati sui problemi, sui programmi, basta ricordare agli assi viari, ma queste contrapposizioni interne, il programma che dovrebbe essere la base di ogni maggioranza e del lavoro di ogni amministrazione, mai emerge, mentre ciò che consolida la maggioranza e in qualche modo rafforza ora il sindaco della giunta è una serie di relazioni, talvolta personali, talvolta politiche, che si dispensano però dall'affrontare, questo è il mio giudizio politico, seriamente fino in fondo i problemi della città. Quindi ringrazio il Presidente, ascoltiamo il sindaco con molta attenzione e comprensione e poi alla fine delle sue comunicazioni, come ha anticipato il Presidente del Consiglio, ognuno di noi che lo vorrà farà in qualche modo i suoi interventi. Io non credo che tutti parleremo dalla posizione per 22 minuti, credo che tutto sommato faremo degli interventi diciamo contenuti, qualcuno fra l'altro mi ha già detto se puoi pensare a parlare anche a mio nome perché ne condivido le impostazioni e il contenuto, quindi io penso che il Consiglio Comunale non sarà un Consiglio senza una fine, però l'importante non è la durata ma la qualità del dibattito che io mi auguro sia da parte della maggioranza che dell'opposizione di alto livello politico. Grazie. Bene, grazie. Io ringrazio anche tutti i presenti che insomma hanno risposto anche in 24 ore alla chiamata al Consiglio Comunale, non era insomma scontato visto insomma il periodo vacanziero odierno, per cui ecco, ringrazio tutti, avevo dimenticato di giustificare, lo faccio adesso, l'assenza invece del consigliere Leone e do la parola con questo al sindaco, prego. Saluto in primo luogo tutti gli intervenuti perché il tempo non è certo favorevole, visto il mese dell'anno tradizionalmente dedicato alle vacanze, quindi a momenti di riposo e di tranquillità. E il momento dell'anno non invita certo a essere qui numerosi come oggi. La stampa è naturalmente presente, io sento viva gratitudine nei confronti di tutti per essere intervenuti oggi a questa discussione che ci consente di chiarire alcuni passaggi i quali sono stati oggetto di discussione, come ha detto il consigliere Angelini, nella città negli ultimi tempi. Sono passaggi, come ognuno bene intenderà, non semplici, non facili, anche per chi deve poi decidere e deve scegliere. Io mi sono dato questo ruolo e questo compito di scegliere e di decidere, quindi le premetto che le responsabilità sono solo e soltanto mie, non appartengono a nessun altro che a me. Se vi fossero in quel caso contraccolpi politici sulla questione, sono interamente da imputare a me e a nessun altro. Siccome ritengo che queste decisioni siano una prerogativa del sindaco per impostare la vita amministrativa secondo criteri di maggior scorrevolezza e nell'interesse della città, tutte le scelte che sono state compiute sono nell'interesse esclusivo della città, nel tentativo di assicurarle, tentativo che speriamo proficuo e fruttuoso, nel tentativo di assicurarle un governo incisivo, forte, capace di dare alla città quei risultati, quegli obiettivi che essa attende. Attende, credo, con notevole fiducia nei confronti di questa amministrazione, perché mi pare, fino almeno ad ora, che il grado di soddisfazione per ciò che sta avvenendo sia piuttosto alto per quello che è avvenuto, almeno se non cambiano le statistiche. Poi le statistiche possono sempre modificarsi. Sappiamo che gli umori sono mutevoli. Sondaggi, bene, ma i sondaggi hanno sempre un criterio statistico dietro di loro. Comunque mi fa molto piacere riportare che, come è stato riferito stamani, ma noi i dati li avevamo già da qualche giorno, che la città non è affatto in diminuzione per quanto riguarda, ad esempio, il turismo e gli afflussi relativi al turismo. Sono,
sono afflussi importanti. Lucca è tra le tre città italiane che cresce in termini di turismo. Abbiamo tenuto complessivamente meglio di quanto è stato fatto da altre parti, per esempio meglio di quanto è avvenuto in luoghi molto vicini ai nostri. Segno che chi prediceva per la città sventure in seguito al governo del centro-sinistra evidentemente si è sbagliato. Sono stato stamattina a visitare i cantieri che sono stati aperti sulle mura in vista del cinquecentenario, mi sembra che i cantieri vadano avanti, quindi anche la scelta di procedere come si è fatto è stata una scelta felice che credo ripagherà presto la città sul piano appunto delle strutture che appartengono al nostro maggior monumento. Beh, potrei dire altre cose riguardo a ciò che è avvenuto in questa direzione, per esempio potrei dire che le mura diventeranno un luogo anche per non vedenti, come è avvenuto per l'orto botanico. Mi fa piacere dire che sulle mura saranno installati defibrillatori, per esempio per chi fa sport, per chi si muove e può incorrere in alcuni incidenti determinati dalla sua tenuta complessiva dal punto di vista fisico. Quindi credo che il movimento da questo punto di vista ci sia e sia un movimento importante, ma non siamo oggi per parlare di ciò che abbiamo fatto quanto di ciò che vorremmo e dovremmo fare. Ripeto, la responsabilità è mia, lo ribadisco, le scelte le ho compiute io e le ho compiute in ragione della nuova funzionalità che intendevo per questa giunta, per la mia giunta, ovvero per il gruppo che deve governare la città nel prossimo futuro, se un futuro ovviamente ci sarà, spetta comunque al Consiglio decretare nel momento in cui lo voglia fare la fine di un'esperienza amministrativa, come sempre si è fatto, oppure spetta a questo Consiglio sancire la continuazione di un'esperienza amministrativa, come spero che si voglia fare. Mi preme, prima di tutto però, ringraziare chi ha lavorato in questi 14 mesi assieme a me. Ha lavorato intensamente, con molta sincerità, con molta dedizione, visto il periodo complesso e difficile che stiamo attraversando, non solo per quanto riguarda il Comune di Lucca, ma per quanto riguarda il contesto in cui il Comune di Lucca, come tutti gli altri comuni, si inserisce. E il contesto in cui questo Comune si inserisce, come sapete, è abbastanza articolato, lo definisco così, se non altro perché vi è uno Stato centrale che ha delegato ai comuni la gran parte delle funzioni che lo Stato non riesce a compiere. Ma delegando ai comuni non ha provveduto a fornire ai comuni stessi delle necessarie risorse per affrontare le problematiche che lo Stato ha scaricato sui comuni. Per contenere la spesa centrale, a livello centrale, si è ritenuto di dover articolare sulle aree periferiche alcuni compiti importanti che poi i comuni sono in difficoltà a sostenere. Comunque è un nostro orgoglio non aver tagliato la spesa sociale, l'abbiamo mantenuta a livelli piuttosto alti, così come abbiamo mantenuto il livello educativo scolastico sicuramente su un gradino superiore a come era in passato, non abbiamo toccato la questione mense, non abbiamo toccato altro che marginalmente la questione del trasporto scolastico, ci siamo mossi sul trasporto pubblico con senso di responsabilità anche quando ci siamo trovati di fronte a situazioni pregresse molto, molto, molto complesse. Ebbene, come voi ricorderete, nel momento in cui abbiamo formato la giunta in passato, scegliemmo di avere una giunta con un numero limitato di assessori. Questo perché? Perché il sindaco si riservava alcune deleghe importanti e perché ritenevamo di dover contenere al massimo la struttura di governo. Bene, ora abbiamo deciso di allargare perché? Perché ci rendiamo conto che un sistema complesso come il Comune di Lucca, e ribadisco un sistema complesso perché Lucca è una città di 80.000 abitanti
ma con le problematiche aperte relative a una grande città, perché le questioni che Lucca deve affrontare sono poi in fondo le questioni che affronta una città di medio-alte dimensioni. Abbiamo un patrimonio artistico ingentissimo, abbiamo strutture sportive di grande rilevanza, abbiamo un paesaggio da custodire, un ambiente per molti aspetti in sofferenza per le ragioni che abbiamo detto, un'urbanistica che ha subito le controversie, e mi fermo con questa espressione, non vado oltre, di cui tutti siamo a conoscenza o siamo stati a conoscenza negli ultimi anni. Abbiamo problemi di sicurezza sul piano della tenuta della coesione sociale complessiva. Perché? Perché noi sappiamo che la nostra città è anche oggetto di attacchi in tal senso, valga per tutte la criminalità che si occupa di furti delle case, degli appartamenti, che colloca la nostra città in una posizione molto bassa nelle graduatorie nazionali, ed è quella che inclina il gradimento relativo alla qualità della vita. Perché? Perché costituisce un oggettivo vulnus per quanto attiene, ripeto, alla qualità della vita in ambito locale. Bene, quindi città piccola la nostra, ripeto, ma con dei problemi aperti di grandissimo rilievo. Io mi sono trovato a dover chiudere una fase dopo 14 mesi e ho deciso di chiuderla perché ho tirato delle somme, ho fatto le mie considerazioni. Ripeto, parto dal ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato. E voglio qui, in particolare, rendere giustizia della maniera del tutto ingenerosa con la quale sono stati trattate alcuni dei miei assessori della giunta passata. Cito in particolare l'assessore alla cultura e al turismo Patrizia Favati, che ha avuto un trattamento iniquo a fronte del grande senso di responsabilità, della probità personale e del senso etico che questa persona, che tra l'altro mi è amica da 45 anni, in quanto abbiamo condiviso un lunghissimo percorso scolastico insieme, che questa persona ha dimostrato. In quanto l'assessora Patrizia Favati, o assessore Patrizia Favati per i puristi della lingua, ha offerto tutta la sua collaborazione alla nuova giunta, tutto il suo aiuto, tutto il suo appoggio per riprendere da parte del nuovo assessore o della nuova assessora ciò che è stato lasciato a metà da lei e portarlo a conclusione nel modo più felice. Quindi io qui rendo pubblicamente testimonianza e omaggio a chi ha avuto comportamenti di questo genere. Sono comportamenti di grande responsabilità, lo ripeto, di altissimo senso etico e di grande presenza civica. Quindi mi dissocio completamente con quanto si è affermato o voluto affermare da parte di alcuni, perché ritengo improprie e lesive della dignità della persona alcune affermazioni che ho avuto modo anche di riscontrare in alcuni contesti di stampa. Ora vado avanti nel chiarire la motivazione delle mie scelte. Le motivazioni sono state semplicemente funzionali. Io ho guardato, come si deve in questi casi, a chi poteva, dal mio punto di vista, svolgere le funzioni migliori in determinati contesti, a chi poteva fornire un aiuto determinante e maggiore secondo quelle prospettive che ci siamo dati, che sono prospettive di notevole intervento, di notevole presenza per quanto riguarda la vita politica amministrativa della città nel prossimo futuro. Quindi le mie sono state scelte puramente funzionali, non sono state scelte di carattere politico, anche perché ritengo di dover fare riferimento alla maggioranza che è arrivata con noi alle elezioni e che ci ha accompagnato anche in questi
14 mesi. Se poi vi sono delle diversificazioni, delle prese di posizione diverse, beh, questo è un dato di fatto di cui terremo conto nel dibattito successivo o nelle manifestazioni successive di interesse per la continuazione o meno di questa esperienza amministrativa o con questa esperienza amministrativa. Quindi nessun cambiamento di fronte politico, come si è detto, ma un'indicazione molto forte in prospettiva. Naturalmente in questi 14 mesi alcune condizioni hanno funzionato meglio, altre hanno funzionato meno bene, ne abbiamo preso atto, direi con decisione e anche con grande coraggio, perché no? Ripeto, non è facile per chi deve scegliere, ci sono delle difficoltà di tutti i tipi, difficoltà in ordine al rapporto con chi è stato con noi per molto tempo, con chi ha condiviso con noi delle grandi fatiche. Però è necessario, dal mio punto di vista, era necessario dal mio punto di vista, assicurare le migliori condizioni per il miglior governo possibile, almeno da parte nostra, della città. Poi, non siamo geni della vita politica amministrativa, non siamo eroi, non siamo maghi, non abbiamo bacchette magiche per risolvere tutto istantaneamente, siamo soltanto persone temporaneamente impegnate con molto buon senso, con molta decisione e con molta determinazione a poter far bene per la nostra città e, aggiungo, per il nostro paese, perché sarebbe finalmente l'ora che si smettesse di parlare in termini di utilità di un partito o dell'altro partito, di uno schieramento politico o di un altro schieramento politico e si pensasse all'Italia. Si pensasse finalmente all'Italia. Qui non ci sono convenienze personali, perché non abbiamo convenienze personali. Non le ho io, come da tempo penso sia noto a tutti. Non esiste, e lo ripeto, una mia azione per una carriera politica che non so come molti riescono a prolungare per decenni. Per me è un mistero, un assoluto mistero, come si riesca a prolungare carriere politiche per una vita intera. Io credo, e ho sempre creduto, che la vita politica sia un tempo prestato alla propria comunità, un tempo che ha un inizio e che necessariamente deve avere poi una conclusione e una fine. Chi si trova a dover governare in posizioni di responsabilità sa quanto sia complicato farlo, soprattutto se viene fatto con la necessaria dedizione e con l'applicazione che la complessità dei problemi richiede. Allora, le motivazioni sono quelle che ho cercato di spiegare. Non so se le troverete esaurienti, ma sono state solo e soltanto queste. Naturale che le scelte impongono delle inclusioni e delle esclusioni, visto che i posti non sono infiniti. In passato avremmo potuto fare di più, visto che gli assessori più il sindaco potevano raggiungere il numero massimo di 15. E molti si ricordano quando furono aggiunti banchi a questa aula perché non bastavano i posti disponibili per le giunte del passato. Oggi siamo ad un massimo col sindaco di 10 componenti. Tutto si è ridotto, questo consiglio da 40 consiglieri è passato a 32 consiglieri. E allora scegliere significa includere e a volte anche escludere. Ripeto, non per motivazioni politiche, ma semplicemente per motivazioni di prospettiva politico-amministrativa che ogni giunta deve avere al meglio. Quindi la scelta l'abbiamo compiuta, sono state scelte anche abbastanza, mi ripeto, complesse e a volte anche dolorose, ma necessarie. Vado a specificare le deleghe che sono state assegnate. Comincio dal più giovane degli assessori chiamati in giunta, Francesco Raspini, con deleghe al personale, alla Polizia Municipale, alla Sicurezza e ai rapporti, tra l'altro, con il Consiglio Comunale. Perché Francesco Raspini?
perché è un giovane laureato in giurisprudenza che nella Polizia di Stato ha avuto responsabilità della gestione di circa 300 persone, quindi è esperto in gestione del personale, e ci pareva la persona in questa fase più adatta per ottimizzare la risorsa personale del Comune, che è una risorsa importante, si tratta di 500 e passa persone, la Polizia Municipale, che sono 84 persone sul campo e che ha una funzione fondamentale in qualsiasi azione amministrativa e in qualsiasi contesto comunale, perché la Polizia Municipale è un po' il biglietto di presentazione di qualunque amministrazione, è il modo con cui una città si presenta, con cui una città si presenta agli altri, con cui una città cerca di assicurare servizi fondamentali, anche di controllo sul territorio, con cui la città provvede a mantenere alcune condizioni essenziali per la vita di tutti. Quindi per noi era la persona adatta per poter rivestire determinati ruoli. Come vedete, non parlo di opportunità o non opportunità politica, non credo che Raspini abbia tessere, ma parlo di opportunità strategica per quanto riguarda le prospettive che ci diamo in termini di politica amministrativa. Serena Mammini, vado in ordine di, anche qui, di gradualità nell'età, posso sbagliarmi, è laureata in lettere con indirizzo storico-artistico, si è occupata anche di questioni urbanistiche e in effetti ha avuto deleghe sull'urbanistica, sul PIUS e sull'edilizia privata. Spiego subito le motivazioni. Per noi era la persona, anche in questo caso, più adatta per svolgere questo compito. Perché? Perché il PIUS, ripeto che cosa significa l'acronimo è un programma integrato urbano secondo linee di sviluppo sostenibile. Il PIUS è uno degli elementi che ci impegneranno più duramente di quanto non sia avvenuto in passato per la riqualificazione di una parte importante della città. Sappiamo che è fatto in due momenti, una parte della manifattura che viene o dovrebbe essere interessata molto presto dai lavori di restauro e la parte successiva della manifattura che viene investita di nuove potenzialità per quanto riguarda la sua collocazione all'interno della città e che dovrà essere oggetto di discussione prestissimo, credo entro settembre, prima all'interno del Consiglio Comunale e poi con il resto della città. Quindi se è stato importante l'intervento sul San Francesco, immaginate quanto possa essere importante l'intervento PIUS. Tra l'altro, in alcune parti già avviato. Cito il terminal bus sul parcheggio Palatucci, la Cavallerizza su Piazzale Verdi e la Lorenzini avviata, poi credo per alcuni problemi nel rapporto tra comune e ditta, in questo momento con uno stallo. Bene, l'urbanistica. Sull'urbanistica nessun ritegno a dire che siamo indietro rispetto alla tabella di marcia che ci siamo dati un anno fa. Perché? Perché io sono entrato in comune e in consiglio comunale dicendo desidero avviare immediatamente il nuovo piano strutturale. E addirittura ritenevamo che entro la fine di quest'anno quel piano strutturale potesse essere pronto, semplicemente per una ragione: girar pagina sull'urbanistica, voltar pagina rispetto a quello che è successo dal 2002, 2004, 2008 in poi. Tutti siamo ben consapevoli di ciò che è successo e abbiamo necessità di cambiare passo anche su questo, di voltar pagina. Posso dire che
Finora non c'è riuscito, probabilmente per colpa mia, ma finora questo non c'è riuscito, non ne siamo stati capaci. Vediamo se con alcuni cambiamenti anche all'interno della struttura, impostici, ci tengo a sottolinearlo, dalle circostanze, perché sono cambiamenti che ci sono imposti dalle circostanze, avremo la possibilità di accelerare il passo. Ci si mette ora tuttavia anche il Consiglio di Stato a dirci alcune cose sulla possibilità di affidare, la Corte di Giustizia Europea, di affidare lavori a istituzioni anche pubbliche che in passato hanno ben collaborato con i comuni. Bene, nonostante queste difficoltà di carattere normativo generale, riteniamo e pensiamo di poter andare avanti con buon passo e riuscire, così speriamo, in un tempo ragionevole a portare a compimento il nuovo piano strutturale. Nel mentre si andrà concludendo il lavoro del piano strutturale, e quella conclusione sarà il preludio per l'adozione in Consiglio Comunale, ci piacerebbe avviare il nuovo regolamento urbanistico. Quindi l'avvio del nuovo regolamento urbanistico dovrebbe essere concomitante nella nostra testa con la conclusione del lavoro sul piano strutturale immediatamente. Poi sarà l'adozione, le osservazioni, si guarderà quante osservazioni ci saranno, le discuteremo, ma intanto il regolamento urbanistico potrà andare avanti nella sua elaborazione verso l'adozione. Noi, lo sapete, abbiamo un intendimento urbanistico molto preciso. L'urbanistica contrattata del passato, decisa come è stato in passato, dalle forze private, ovvero dal mercato, così come si è fatto sino ad un certo punto, per noi deve concludersi. L'urbanistica deve tornare in mano alla capacità di decisione delle amministrazioni, dei consigli comunali, deve essere oggetto di discussione con la città. Non può essere elaborazione all'interno di stanze al chiuso da parte di qualcuno che può subire gli influssi di questo o di quello, ma deve essere un elemento a luce del sole. Si è fatto troppo in passato su questioni che hanno riguardato l'edificabilità, tant'è che abbiamo un territorio fortemente gravato da edificazione. Ritenevo fino a poco tempo fa che vi fossero 2.500-3.000 appartamenti rimasti vuoti, invenduti. So oggi che i numeri sono molto maggiori, perché ho chiesto dati a chi si occupa professionalmente della questione e so che i numeri sono addirittura maggiori. Ma abbiamo un'altra questione molto importante da affrontare, è la questione del nuovo ospedale. E concomitante con essa la questione dell'uso del campo di Marte, perché è questo aspetto uno dei fatti dirimenti che riguarderanno i nuovi assetti urbani del futuro. Il campo di Marte è un manufatto di grandissima rilevanza per qualunque nuovo elemento riorganizzativo urbano. Tra l'altro vicino allo stadio, quindi vicino alla ferrovia, in posizione importantissima, pertanto vicino al centro storico, perché dal campo di Marte al centro storico, se si prende una delle sortite sotto le mura, vi sono davvero pochi passi. Ebbene, tutto questo per noi riveste di grande rilevanza. All'assessore Mammini chiediamo di occuparci di queste cose, così come chiediamo di occuparci di edilizia privata. Sarà forse una fantasia da acchiappanuvole, come a volte noi siamo, ma ci piacerebbe che l'ufficio edilizia privata avesse comportamenti univoci nella sua organizzazione complessiva e che desse risposte in un periodo di tempo preordinato, cioè che fosse capace di dare risposte uguali su uguali argomenti in un periodo di tempo accettabile. Quindi se sono due mesi, se sono tre mesi, ma alla fine dei 3 mesi vi sia risposta. Naturalmente c'è un quadro normativo in evoluzione, basta pensare
alla sentenza della Corte Costituzionale recente, se non vado errato, che impone addirittura di estendere gli interventi sulla sismicità dell'edificio anche su manufatti precedenti a quelli oggetto di ricostruzione oggi o di allargamento oggi. Se si va a allargare un edificio preesistente, bisogna estendere gli accorgimenti antisismici anche all'edificio che si vuole allargare e in precedenza preesistente. Quindi, per edilizia privata abbiamo un po' questo obiettivo, per certi conti fantastico, avere un ufficio che si comporta secondo schemi che discute collegialmente su pratiche che vengono assunte collegialmente e che riesce a dare risposte nei tempi prestabiliti. Tutto lì. Per edilizia privata vorremmo comunque questa notevole, grande, credo, rivoluzione. Vado ancora in ordine. Enrico Cecchetti, a tutti noto perché è stato vicepresidente del Consiglio regionale, aveva delega al bilancio, alle finanze e ai tributi e alla, naturalmente alla ricerca anche di finanziamenti, oltre che alla cooperazione internazionale, certamente, consigliere, lei è sempre provvisto di una grandissima dose di spirito, capisco molto bene le sue intenzioni, tenga presente che oggi l'assessore Cecchetti non può essere qui, quindi magari ne parli quando sarà su questi banchi, almeno potrà rispondere. Dunque, Enrico Cecchetti è laureato in scienze politiche, credo che ha un diploma di ragioniere, tra l'altro, credo che possa far bene al meglio per quanto riguarda le politiche di bilancio, di finanza e le politiche di ricerca di finanziamenti, per esempio a livello europeo. E c'è parso, da questo punto di vista, la persona migliore, non solo per questi aspetti, ma anche per la sua autorevolezza politica, per la sua quindi capacità di segnare anche politicamente il cammino che andiamo facendo. Se non ricordo male, proprio da questo consiglio mi provenne l'avviso ad avere un assessore allo sport. Noi abbiamo chiesto tantissimo in questo anno a Massimo Tuccoli, che ha lavorato per 14 mesi come consigliere delegato in condizioni difficilissime, con una passione incredibile, senza mai nulla chiedere, semplicemente animato dalla voglia di portare avanti i progetti che avevamo in tal senso. Ebbene, Massimo Tuccoli è assessore allo sport, e a questa delega abbiamo aggiunto anche la delega sul turismo. Perché la delega allo sport? Perché sicuramente al nostro interno è la persona più versata, e anche facendo riferimento al contesto che abbiamo intorno, è la persona più versata per questa attività. Uomo di vaste conoscenze nel mondo sportivo, ne conosce tutte le articolazioni, ha una passione, come ripeto, altissima, e per questo crediamo che possa rivestire al meglio il ruolo che gli è affidato. Come vedete, si tratta di assegnazione di deleghe secondo le specifiche competenze. Alda Fratello è stata consigliere, lo sapete, laureata in filosofia, ad Alda Fratello è assegnata la cultura, ha collaborato col CNV e col CESVOD. Abbiamo necessità, dal punto di vista della cultura, di darci semplicemente quadri unitari. Non possiamo andare avanti con una miriade di attività
che non siano legate in qualche modo tra loro secondo le prospettive che intendiamo darci anche nella proposta che facciamo non solo alla città, ma all'esterno. Abbiamo un'idea della cultura come cultura diffusa. La cultura a Lucca, la cultura del teatro, la cultura della musica con l'Istituto Boccherini, la cultura delle arti figurative, la cultura del libro, delle biblioteche, degli archivi, noi la immaginiamo diffusa. Sentiamo notevole richiamo delle varie associazioni che si muovono sul territorio. All'assessore della cultura chiediamo questo, di dare unità al percorso che abbiamo iniziato, di darci una prospettiva in tal senso, richiamando le associazioni secondo quello che le associazioni possono fare, impostando l'attività ai livelli maggiori secondo le possibilità che la città offre, può offrire. Quindi le nostre intenzioni da questo punto di vista vanno nella direzione che abbiamo detto. Così come a Massimo Tuccoli sul turismo chiediamo di costruire un'attività turistica coordinata con Camera di Commercio e Provincia, come deve essere, come già abbiamo iniziato a fare, perché abbiamo sottoscritto per la prima volta dopo anni un protocollo d'intesa che chiama tutti a collaborare sul turismo, in maniera tale che questa città riesca a programmare la sua attività anche sul piano turistico. Perché sappiamo che la città sta andando bene, ma potrà ancora far di più se saprà darsi programmazione in quella direzione. Poi, se lo desiderate, spiego la ripartizione delle deleghe anche rispetto agli assessori che sono confermati. All'assessore delle aree vietine abbiamo dato le politiche sociali e le politiche formative, oltre che le politiche di genere, e l'abbiamo fatto perché riteniamo l'assessore Vietina in grado di svolgere al meglio questo compito in collaborazione con chi nella città e oltre la città si occupa di politiche sociali. L'assessore Francesca Pierotti, a delega ai lavori pubblici, alla mobilità, che era un fatto del tutto dimenticato all'interno di questo comune, decoro urbano, sicurezza stradale, ambiente. Assessore Giovanni Lemucchi, sviluppo economico, attività produttive e società partecipate. Come mai società partecipate? Ma semplicemente perché le società partecipate all'interno di questo comune erano dimenticate. Erano un mondo a sé stante che procedeva per conto proprio, il concetto di controllo analogo sulle società in-house era anche questo un concetto del tutto opzionale. Noi abbiamo cercato di riportare l'attività delle società partecipate nella prospettiva che le è propria. Naturalmente stiamo studiando molto bene la gara di GESAM, la prossima gara in cui GESAM potrebbe, per la distribuzione del gas, in cui GESAM potrebbe essere impegnata già a partire dal 2014, è un momento importantissimo che ci vedrà impegnati come comune, perché la gara deve bandire il comune, e vorremmo in tal senso avere tutte le possibilità aperte, ovviamente le possibilità per rafforzare il nostro patrimonio. Bene, io credo di essere stato sufficientemente esauriente e di aver motivato, se non l'ho fatto me lo direte, e di aver ben motivato le scelte che ho compiuto. Ripeto, scelte che ho compiuto, quindi sono in prima persona responsabile. Poi che si parli di terremoto, si parli, per me sono tutte questioni che andranno verificate. Ripeto, dal mio punto di vista non c'è alcun motivo di cambiare riferimenti di maggioranza, sono soltanto scelte che, chiusa una fase molto complessa e molto difficile, come ognuno di voi ben sa, ma vi ripeto che il momento peggiore, paradossalmente, non è l'anno 2012, è l'anno 2013. Perché? Perché semplicemente, lo dico subito, mi sono sbagliato, dimenticato l'assessore Sicchi, chiedo scusa,
perché l'anno 2013 è l'anno in cui abbiamo fatto affiorare tutte le vecchie emergenze. Bene, l'assessore Sichi, che ha compiuto un grande lavoro nell'anno passato, un lavoro molto assiduo, perché Sichi è un grande lavoratore, lo ripeto, avrà la gestione del patrimonio, il controllo di gestione. Perché? Perché sul controllo di gestione è possibile mettere a punto politiche che ci consentano di ottimizzare la nostra attività, avrà la partecipazione, perché dobbiamo mettere a punto i nuovi strumenti di partecipazione chiuse le circoscrizioni, la protezione civile, poi si occuperà dei servizi demografici elettorali, oltre che dell'anagrafe, che è un servizio naturalmente insopprimibile del Comune, ma sì che ha anche un compito. Ha il compito di creare, se arriveremo a conclusione del mandato, ha il compito di creare un SUAP di secondo livello, uno sportello unico per le imprese di secondo livello. Perché? Perché ci piacerebbe che tutti i cittadini, imprese, semplici cittadini, utenti di qualunque genere, trovassero uno sportello unico del Comune, rispetto al quale ci si sente dire, per svolgere la sua pratica ci vuole un minuto per un certificato, eccolo, oppure ci vuole un'ora, oppure ci vuole un giorno, o un mese, o tre mesi, o quattro mesi, o quello che ci vuole. Ma dal nostro punto di vista, nel mentre il cittadino utente deve aver rispetto dell'impiegato che trova oltre il bancone, l'amministrazione deve avere rispetto al cittadino utente, chiarendo i tempi, se possibile, e le modalità del suo intervento. Le modalità devono essere della piena trasparenza, perché questo vogliamo, e nella piena evidenza. Non ci piace o non ci piacerebbe più avere cittadini che si muovono all'interno degli uffici, come avviene in alcuni luoghi dove questo servizio è già attivo nel nord Europa. Ci piacerebbe un luogo unico dove il cittadino ha e trova soddisfazione alle sue richieste, e le trova con modalità certe e tempi certi. Non so se anche questa è una fantasia da acchiappanuvole, però noi un po' questo vizio ce l'abbiamo. Ebbene, l'assessore Sichi, che ripeto ha svolto un gran lavoro in questo periodo, l'assessore Sichi ha anche questo compito, e speriamo davvero che vi possa riuscire. Non sappiamo se sarà un compito esauribile nel tempo che ci resta, ma sarebbe interessante che giungessimo a questo risultato. E ripeto, l'assessore Sichi ci è apparso il migliore per dedizione, capacità di impegno, il migliore per poter svolgere questa attività di notevolissima importanza. Ripeto, le motivazioni che ho dato spero che siano esaurienti. Nel caso il Consiglio volesse da me saper di più, sono qui a disposizione fino al momento in cui voi lo volete o lo vorrete per oggi. Bene, grazie Sindaco. Apro a questo punto, come preannunciato, la fase del dibattito consiliare. Mi è prenotato il consigliere Cantini. Prego. Grazie Presidente. I gruppi consigliari del PD, di Lucca Civica e di SEL, dichiarano che non prenderanno parte al dibattito in quanto si ritengono soddisfatti dalla motivata comunicazione del Sindaco, avvenuta ai sensi dell'articolo 28,3.a dello Statuto Comunale, concordando con quanto da lui espresso in questa sede. Ciascun raggruppamento si assume la facoltà di esprimere le proprie motivazioni nei modi ritenuti più opportuni. Grazie Presidente. Grazie a lei. Consigliere Martinelli. Grazie Presidente. Innanzitutto saluto i nuovi consiglieri che sono entrati oggi, i nuovi componenti della Giunta.
Se mi permette una battuta, il sindaco, lei ha ritenuto talmente importante l'assessore Sichi che oltre a essersene dimenticato oggi, gli ha cambiato le deleghe e quindi il suo lavoro non mi sembrava così tanto importante e fondamentale come lo ha definito lei, se no gli manteneva la delega che aveva in precedenza. Poi mi preme sottolineare in apertura del mio discorso il fatto che lei, signor Sindaco, che ha sempre ribadito e proclamato di voler dare centralità a questo Consiglio Comunale, ci saremmo aspettati che fosse una sua iniziativa e una sua prerogativa quella di venire oggi in quest'Aula a comunicare le nuove scelte e la profonda rivoluzione che ha adoperato in questa giunta, visto che non si tratta di un cambio di un assessore, ma si tratta del cambio di metà dei componenti della giunta e di una rivoluzione poi anche delle deleghe di quelli che sono sopravvissuti a questo mutamento. Quindi noi ci aspettavamo che non dovesse essere una richiesta da parte dei gruppi di minoranza a spingerla a venire in quest'Aula, ma proprio in virtù del suo sempre proclamato voler dare centralità al Consiglio Comunale fosse una sua iniziativa. Lei oggi certifica con questa rivoluzione il fallimento del primo anno di mandato e la sua sudditanza al sistema di potere della Regione. Ad un anno dal suo insediamento si è evidenziato per l'immobilismo, per le promesse disattese ed un'amministrazione della città gravemente insufficiente. Ora ne ha preso coscienza anche lei, mandando a casa metà della sua giunta, un fatto molto grave che segna il fallimento personale, visto che ha più volte ribadito anche in questa aula di aver nominato persone di sua fiducia. Alterare in questo modo la rappresentanza eliminando dalla giunta la Federazione della Sinistra e dell'Italia dei Valori significa destabilizzare lo schieramento che si è rappresentato agli elettori e la conferma che le linee programmatiche esposte ad inizio legislatura non erano altro che un espediente per cercare di dare voce a tutte le componenti di una maggioranza eterogenea che sia a livello nazionale, regionale e locale ha dimostrato di avere idee e opinioni molto diverse e distanti tra loro sulle grandi questioni e sui valori e gli ideali che dovrebbero ispirare un'azione politica seria e credibile. Avete mantenuto dentro la nuova composizione della Giunta il partito del SEL, che più volte non ha nascosto la sua contrarietà agli assi viari, rischiando con queste divisioni di mettere a repentaglio un'opportunità concreta per il nostro territorio, per migliorare la mobilità con benefici per cittadini e imprese. Anche su questa importante partita le chiediamo di fare chiarezza e di sgombrare il campo dagli equivoci. L'impegno che aveva preso in campagna elettorale e ribadito il giorno del suo insediamento in Consiglio Comunale e che l'ha ammesso anche oggi lei, signor Sindaco, ovvero di presentare entro un anno il piano strutturale, è stato disatteso e non ci sono idee chiare e proposte su questioni strategiche legate ad esempio alle problematiche dello stadio Fortelisa e al palazzetto dello sport, al recupero del mercato del Carmine e di Pulia o sul complesso del campo di Marte, dove temiamo che l'inerzia e la riverenza di questa amministrazione nei confronti della Regione Toscana faccia sì che alla fine a decidere sia quest'ultima con l'ausilio dell'azienda sanitaria, lasciando al Comune di Lucca solo il compito di formalizzare scelte fatte da altri. Ciò che la sua giunta sta realizzando è solo il compimento di progetti sviluppati dal centrodestra e mi riferisco ad esempio alla riqualificazione di Viale Castracani con piste ciclabili e marciapiedi, alla realizzazione del nuovo asilo di Sant'Anna,
alle opere per il completamento della rete fognaria. Oggi poi è chiaro a tutti l'operazione che appena insediati avete tentato di fare, sbandierando un buco di bilancio che non esisteva. Volevate giustificare il pesante aumento della pressione fiscale che avete caricato sulle famiglie e sulle imprese lucchesi, dando la colpa alla precedente amministrazione. L'attuale giunta, infatti, mantenendo fede alle prerogative dei governi di sinistra, ha colpito le famiglie e le imprese introducendo aliquote massime dell'IMU. Basta pensare che per le seconde case e i negozi si è passati da un ICI del 5,5 per mille al 10,6 per mille, con l'IMU su un valore dell'immobile rivalutato del 60%. Si è poi contraddistinta questa giunta per colpire anche il settore che ha da sempre rappresentato un traino dell'economia della città, ovvero il turismo, aumentando i ticket dei bus turistici e introducendo un nuovo balzello, la tassa di soggiorno. Inoltre, signor Sindaco, non ha rispettato l'impegno preso in campagna elettorale circa la possibilità di spegnere i varchi la sera e, invece di migliorare e favorire l'accessibilità al centro storico, ha tagliato del 50% le navette e aumentato il ticket dei parcheggi. Ma in tutto questo c'è di più e di peggio. Lei, signor Sindaco, si sta sempre più mettendo nelle mani della Regione, che ora attraverso la nomina di Cecchetti ha di fatto un rappresentante del governatore Rossi nella giunta lucchese, il tutto mentre dovrebbero essere prese decisioni importanti per la nostra città a partire dalla gara per la distribuzione del gas. La nomina dei nuovi assessori conferma che lei, come abbiamo avuto modo di denunciare durante questo primo anno di legislatura, tiene piedi in due staffe. Ovvero, da una parte fa pensare di avere a cuore gli interessi dei cittadini lucchesi, ma nella realtà è costretto ad ubbidire agli ordini di partito che arrivano da Firenze. L'impegno del nostro gruppo, del Popolo della Libertà, sarà costante affinché Lucca, che ha in sé e conserva una secolare autonomia politica, amministrativa e culturale, mantenga questa libertà, e ci opporremo sempre di fronte ai continui tentativi di ridimensionare il ruolo e l'autonomia della città portati avanti dalla Regione Toscana e sostenuti dalle sinistre locali. In conclusione, lei, Sindaco, il giorno della sua elezione sventolava orgogliosamente la maglia rosa. Oggi riteniamo che al traguardo del primo anno si può dire che arriva in maglia nera. Grazie. Grazie, consigliere. La parola al consigliere Fava. Grazie, Presidente. Prima di tutto mi sento proprio di fare i complimenti a lei, Presidente, per il modo in cui conduce i lavori dell'Assemblea. E questa, diciamolo pure, è una garanzia per tutti, soprattutto per noi che siamo all'opposizione. La ringrazio veramente. Io, quando lei l'ho votato, per me è stata una scommessa e credo che di averla vinta. Almeno questa soddisfazione, diciamo, ce l'ho in questa consigliatura. Oggi il Sindaco, nonostante il suo appassionato intervento tendente a difendere l'operato degli assessori sostituiti, ha di fatto certificato il fallimento della sua giunta in questi primi 14 mesi del suo mandato. Non si fa un rimpasto così massiccio di una giunta se siamo soddisfatti di come essa ha operato. Considerato l'immobilismo che caratterizza la nostra città, signor Sindaco, avrebbe potuto rimuovere l'intera giunta, non perché qualcuno abbia fatto male, malino o maluccio, ma semplicemente perché non ha fatto. E lei mi insegna che chi non fa, non falla. Ma intanto la città langue. Vi limitate a tirare avanti progetti preparati dalla precedente amministrazione, il 500° anniversario delle mura, i mondiali di ciclismo, Tuttori. L'ex assessore Moschini ci ha sputato sangue per portare questo evento qua a Lucca. Non una parola da parte vostra. Sembra quasi che questo sia il vostro grande traguardo. Cerchiamo di dare i meriti a chi li ha. Poi magari voi tirate avanti, certo, siete stati chiamati apposta. Però, dico io,
una parola per l'ex assessore allo sport Moschini, è stato in Australia, ha cercato ed è riuscito a portare a Lucca questo grande evento, nessuno che si preoccupi di citarlo. Il Pius, ma di idee nuove, sinceramente, neanche l'ombra. Sull'urbanistica avevate promesso mari e monti, e il sindaco, lei sindaco ha annunciato poco fa, per il momento non ci sono sviluppi, ci saranno, bene, li aspettiamo. Mi sembra invece che il sindaco abbia illustrato poi una realtà inesistente che solo lui vede. Ha parlato di sondaggi e statistiche che di tanto in tanto qualche giornale amico prepara, che vengono appunto pubblicati da questa stampa amica e vengono prese come oro colato. La realtà è ben diversa, basterebbe andare in giro per la città, per le periferie, per sentire che cosa pensa la gente di questa amministrazione, della pressione fiscale, che dà al nostro comune il poco invidiabile primato di essere uno tra quelli più tartassati d'Italia. Comunque, in compenso, avete elargito a man bassa cittadinanze onorarie che fanno sbellicare dalle risate, a parte quello. Qualcuno dice che con questa sua mossa lei si ritrova una maggioranza più debole, in quanto in giunta non sono più presenti l'Italia dei Valori, la sinistra più radicale. A proposito, saluto con affetto l'ex assessora Catiuscia Tomei, che è stata una mia alunna, e mi complimento con lei per la sua recente maternità. Non ho potuto farlo personalmente, spero che mi senta per radio. Ma io non credo che sia così, che diciamo la sua maggioranza rischi di essere più debole rispetto a prima. Se lei lo vorrà, non è escluso che qualcuno sofferente di mal di opposizione, magari in cambio di qualche cosa, possa in futuro darle una mano, signor sindaco, stia tranquillo, lo troverà senz'altro. Auguro infine ai nuovi consiglieri e ai nuovi assessori un buon lavoro, perché veramente la città ha bisogno di voi, ha bisogno di noi, di tutti, per il bene di chi ci ha eletto qua in questa assemblea. Grazie consigliere Fava. Consigliera Rosellini. Sì, salve a tutti, un augurio di buon lavoro ai nuovi entrati, sia come consiglieri che come assessori. L'intervento però non sarà un intervento propositivo. Premesso, è una premessa fondamentale, è che ribadisco e sottolineo che questa è una riflessione politica, quindi niente riferimenti a persone singole né agli incarichi attribuiti. Però è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo, cioè dopo poco più di un anno ci vediamo un primo rimpasto di giunta, ma non un rimpasto, un cambio consistente. E come accade quasi sempre, io sono in Consiglio Comunale da un anno, quindi non so prima come funzionava, ma come accade perlomeno dall'ultimo anno, noi veniamo a sapere cosa succede all'interno del Comune, soprattutto tramite i giornali e le TV locali. E il fatto che sia partita dalle forze di minoranza la richiesta urgente di un consiglio dove il sindaco è tenuto per legge dal testo unico degli enti locali a dare comunicazione motivata di questi cambi effettuati, la dice lunga, perché senza questa richiesta noi ci saremmo rivisti a settembre e avremmo avuto il mese di agosto libero per leggere tramite i giornali quello che la nuova giunta va iniziando a fare. Poi lei ha elencato diversi aspetti positivi del primo anno di mandato, quindi la domanda che sorge spontanea, ma non a noi consiglieri ma al cittadino medio: perché si cambia? Quindi io sinceramente, personalmente, non ho capito le motivate comunicazioni. E poi ha fatto un intervento dove non ha spiegato il perché si cambia, ma ha ripresentato delle linee programmatiche, quindi come se si ripartisse da zero. Il primo anno abbiamo scherzato. Ora, una situazione simile è accettabile da parte di un sindaco neofita, ma da una persona che fa attività politica attiva
da 20 anni? No, perché lei qua dentro è uno di quelli che meglio di tutti conosce la macchina comunale, conosce i problemi, conosce le difficoltà, conosce i meccanismi che muovono la macchina. Quindi diciamo che non si comprende come improvvisamente dopo un anno se ne viene fuori dicendo che ci sono problematiche della città che richiedono un cambio di marcia, per cui dobbiamo cambiare tutto. Cambiamo tutto, ok? Però io le ricordo che la sua campagna elettorale era basata su alcuni temi di grande importanza, condivisibili da tutti. Io mi ricordo che alcuni termini erano praticamente citati da tutti i candidati sindaco. Tant'è che alla fine dissi, va, chiunque vinca, alla fine il programma sarà più o meno il solito. Allora si parla di partecipazione. Lei, signor sindaco, forse credeva talmente tanto in questo termine che ne ha fatto anche un assessorato specifico. Ora la partecipazione dove finisce? Finisce fra le deleghe assegnate a un assessore che così, da cittadino medio, mi ricordano quando le ho lette, mi ricordano il polpettone che si fa a casa con gli avanzi della cena, perché è una cozzaglia di deleghe, quasi come per dare un contentino a una forza di maggioranza perché non se ne vada. Poi si parla di ambiente. Allora, le ricordo che il Comune di Lucca ha aderito alla strategia rifiuti zero. L'ambiente non è un termine di cui ci si riempie la bocca in campagna elettorale o è una tutela del verde. Cioè, l'ambiente, come lo aveva pensato, con un assessorato specifico associato alle energie rinnovabili e all'innovazione tecnologica, secondo noi avrebbe proiettato Lucca nel circuito dei comuni virtuosi. L'ambiente non è rispetto per la natura, non è solo rispetto per la natura. L'ambiente è qualità dell'aria, è qualità dell'acqua, è inquinamento acustico, elettromagnetico, Agenda 21, strategia rifiuti zero, igiene, decoro ambientale. E questi sono termini che non mi sono inventata, li ho letti sul sito dell'ente. E adesso dove lo ritroviamo? Anche questo, accorpato ad altre funzioni. Ma funzioni assegnate a un unico assessore che sarà sovraccaricato di mansioni, perché sono deleghe impegnative. E quindi, senza nulla togliere alle capacità che potrà dimostrare e che dimostra l'assessore attuale che è stato confermato, però abbiamo grande timore che queste tematiche diventino secondarie per l'amministrazione, perché ovviamente non si potrà seguire tutto. Poi parliamo di sociale. Ora, il sociale, in una situazione come l'attuale, con una crisi economica che sta mettendo in ginocchio non solo l'economia ma le famiglie, il sociale richiede l'impegno massimo da parte delle istituzioni. E ce lo ritroviamo abbinato alle politiche formative, che poi invece vengono sganciate dalle politiche giovanili. Quindi una logica che al momento ci sfugge e che, visto che si è reso disponibile ad ulteriori spiegazioni, gradiremmo che ci desse maggiore spiegazione su questa distribuzione. E poi riduzione dei costi della politica, che non è un cavallo di battaglia solo il Movimento 5 Stelle, perché in campagna elettorale ne parlavano tutti. Allora, la riduzione dei costi della politica adesso si manifesta nell'aumento di un assessorato e nell'assunzione di un nuovo dirigente. Ora, considerato le retribuzioni che vengono pagate ai dirigenti, quindi il nuovo dirigente di fatto... Che fai, mi registri? Ci posso credere. Ma cosa fate, Martinelli? Cos'è? Quindi la retribuzione che verrà assegnata al nuovo dirigente di fatto va a inficiare tutti i tagli che sono stati attuati agli incarichi. Quindi che notiamo? Leggendo tramite i giornali ovviamente... Ci sono assessorati sovraccarichi di funzioni e ci sono che funzioni anche diverse fra loro e ci sono assessorati con funzioni ridotte o assegnate con criteri ancora da comprendere. Quindi c'è un ribaltone di giunta, una modifica sostanziale e questo avviene mentre è in corso una seconda riorganizzazione della macchina comunale, perché la prima è stata fatta fine marzo. Ora, chi lavora nella pubblica amministrazione sa bene cosa significa riorganizzare gli uffici e ci vuole del tempo, ci vuole parecchio tempo per assestare il tiro, per
abituare i dipendenti a una nuova organizzazione, a nuovi dirigenti, a nuove funzioni. Quindi fare due riorganizzazioni nell'arco di qualche mese ed in più una giunta per più di metà nuova, beh, si rischia forse anche la paralisi della macchina comunale. Poi, se chiedete un pochino in giro all'interno del comune, l'insoddisfazione continua ad aumentare. E questo è comprensibile e lo capisco da dipendente pubblica. Quello che però più di tutti ha lasciato interdetti è il tipo e il livello di rimpasto attuato. Perché metà giunta viene sostituita, non è un singolo assessore che per motivi più diversi può comunque essere cambiato. E tutto questo dopo un anno. Ora, io personalmente mi sono chiesta come si interpreta questo passaggio, perché da un sindaco che ha un'esperienza ventennale di politica locale, che quindi meglio di tutti conosce Lucca, devono esserci delle motivazioni se dopo un anno effettua questa operazione. Allora mi sono detta, forse è un'errata valutazione nella scelta dei collaboratori? E questo sinceramente sarebbe imperdonabile per chi appunto svolge politica da oltre 20 anni. Oppure sono scelte che arrivano da altre parti. E allora, signor Sindaco, questa sarebbe un'ammissione di fallimento del suo personale progetto di cambiamento che aveva promesso alla città. E questo, sinceramente, è una versione che trova un riscontro in una nota che ho letto sempre tramite i giornali, una nota dell'Assemblea degli iscritti PD, che leggo. Da diverse settimane lo stesso PD comunale poneva l'esigenza di far emergere con più forza la progettualità del centro-sinistra lucchese, invocando una sorta di fase 2, che facesse seguito a quella dei bilanci di emergenza e dei rattoppi a cui il centrodestra ci ha costretto nei mesi scorsi. In questo senso non possiamo che riconoscere la prontezza da parte del sindaco e del suo staff, che in tempi brevi è riuscito a rilanciare il proprio operato. Manifestiamo inoltre soddisfazione per il ruolo che la nostra parte politica continua a avere nella Giunta, visto l'ambito delle deleghe assegnate al PD. Ora, questa è una visione del tutto legittima, perché lei è un sindaco eletto all'interno del PD, quindi visione del tutto legittima. Però, signor sindaco, non era questo lo slogan con cui si era presentato agli elettori. E quindi temo che dovrebbe ammettere a se stesso, per primo, di non essere riuscito a portare a Lucca quell'aria nuova di cui la nostra città ha un estremo bisogno. Ne aveva e ne ha un estremo bisogno. Poi non so a che cosa si riferisce quando ha detto che c'è stato un trattamento iniquo riservato a un assessore. Forse alcune battute infelici, forse alcune, non lo so, alcuni consiglieri possono aver espresso dei pareri piuttosto pesanti, non lo so. Questo non, sinceramente non lo so. Però se questo è accaduto, allora sarebbe corretto da parte sua che dicesse lo stesso per quegli assessori che prima della riunione delle forze di maggioranza hanno ricevuto la notifica tramite vigili urbani, perché anche questo è un atteggiamento molto poco corretto. Quindi, in conclusione, in ordine al rimpasto della Giunta Comunale di Lucca operata dal sindaco Tambellini, il Movimento 5 Stelle di Lucca deplora nel merito e nel metodo le decisioni assunte dal sindaco relativamente alle modalità inusuali di rimozione di una metà della Giunta Comunale, compiuta inopinatamente con l'invio delle comunicazioni di revoca del mandato attraverso i vigili urbani, che si può leggere anche come un atto d'imperio, agli assessori uscenti, fra cui la vice sindaco. Per quest'ultima addirittura un'anomala dichiarazione del sindaco stesso attribuisce una motivazione aggiunta, non specificata, ma nella sostanza di connotazione negativa. In più il Consiglio Comunale è venuto a conoscenza di tali decisioni attraverso gli organi di stampa, adombrando un rapporto di sudditanza che diventa offensivo per gli eletti dai cittadini. Per questi motivi il Movimento 5 Stelle chiede che venga aperto un immediato dibattito sulla questione, per trarre le dovute conclusioni sul modo di procedere di questa amministrazione e verificare se non sia giunto il momento che il sindaco valuti se sussistono ancora le condizioni per proseguire in questa esperienza amministrativa. Grazie.
Bene, grazie consigliera. La parola al consigliere Angelini. Allora, lei ha parlato 12 minuti, dico la consigliera Rosellino, dico a beneficio della consigliera Giorgi che dopo è prenotata, che le resterà altri 12 minuti sostanzialmente. 16:53, mi faccia segnare. Eh? 16:53. 53 cosa? No, quando mi dà la parola voglio rispettare. Voglio rispettare i tempi e voglio anche regolare nell'esposizione. Perfetto. Signor Presidente del Consiglio, signor Sindaco, devo dire io ho preparato anche un bel discorso come mi capita raramente e naturalmente ero venuto qui per ammettere in gran parte che ci sono anche degli aspetti positivi di questa amministrazione, non sono di quelle in cui dice che tutto è sbagliato, ma come diciamo consiglieri di opposizione per mettere in risalto gli aspetti critici che sono i più importanti, anche perché sono a mio avviso strutturali nella gestione del governo locale da parte di questa amministrazione. Partivo dal riconoscimento dei giornali, ecco, che hanno presentato l'operazione di Tambellini con molto garbo e con molto rispetto, anche l'ordine del giorno, cioè la dichiarazione di Francesca Pacini, responsabile del PD locale, che parla di un atto di coraggio, eccetera, eccetera. E naturalmente anch'io, come ha fatto ora la collega, in qualche modo mettevo in risalto il gesto non proprio elegante di Tambellini nel revocare la delega agli assessori revocati tramite vigili nel pomeriggio di venerdì 2 agosto, prima della riunione convocata per la sera. Ora, quindi, io volevo e voglio fare questa cosa, partendo da un presupposto. Lei, Tambellini, oggi ci comunica che non c'è crisi politica, che tutto quello che è avvenuto soltanto in base alla sua personale valutazione, non confrontata con nessuno, qui si dovrebbe aprire una parentesi che non posso fare, per esigenza di funzionalità e di rilancio politico. Però purtroppo dobbiamo anche tener conto del parere delle altre forze politiche che si sono viste appunto revocare il mandato, sbattere fuori dall'amministrazione, dal governo, dalla maggioranza, e che naturalmente domani possono certamente ricomporre. Mi sarebbe però sbagliato negare che oggi in Consiglio Comunale noi ci troviamo di fronte a una crisi politica della maggioranza. Una crisi politica dello schieramento della maggioranza, perché bisogna ricordare che la maggioranza che ha guidato finora l'amministrazione è nata nel corso del 2011 non sulla base di un programma politico che è stato costruito coi tavoli programmatici durante la campagna elettorale, ma sulla base di una scelta di costruire uno schieramento alternativo alla gestione di Favilla, che è stato esemplato per motivi di opportunismo politico, me lo dico, sulla stessa maggioranza con cui il presidente Rossi aveva vinto l'anno prima le elezioni regionali, cioè l'alleanza tra PD, Federazione della Sinistra, Italia dei Valori e Partito Socialista. Una scelta che noi abbiamo sempre giudicato artificiale, senza alcuna base programmatica, come in qualche modo risultava dalla storia degli altri, artificiale dimostrata dal fatto che alcuni di questi partiti, come il Partito Socialista, erano partiti a Lucca soltanto sulla carta, ecco, che davano un'adesione, erano i rappresentanti locali di quella componente che aveva dato vita a livello regionale alla nuova maggioranza. Però, ecco, la nostra valutazione, questo schieramento con cui lei si è candidato e si è presentato alle elezioni era il frutto anche di un calcolo politico e di potere di Tambellini, cioè quello di porre la sua candidatura in un momento emersa, in un momento di debolezza del PD, in seguito agli scandali del giugno 2011, al riparo da possibili attacchi interni. E infatti, quando Stefano Baccelli, nel dicembre 2011, le chiederà di effettuare le primarie, lei, se ricorderà, le aveva richieste e ottenute nel gennaio 2007, quindi il mese dopo da Tagliasacchi, saranno proprio i partiti dell'Alleanza a difendere fino in fondo la sua candidatura, in quanto espressione di tutti i partiti della sinistra, e quindi che questo non poteva essere rimesso in discussione.
E questo fatto è stato portato agli elettori, ecco, non si può negare questa vicenda politica. Un'alleanza che prima o con un programma molto debole si presentava agli elettori e chiedeva il consenso elettorale. Naturalmente si può sempre fare, revocare un patto di maggioranza e si può fare come lei ha fatto una svolta politica, però a mio avviso essa doveva essere motivata politicamente su ragioni politico-programmatiche che probabilmente ci sono, basta pensare alla vicenda degli assi viari o alla vicenda dei rifiuti zero, ecco, su cui anche oggi si discute, su cui c'è incertezza perché non si sa bene individuare la linea politica dell'amministrazione. Ma naturalmente lei sa che sugli assi viari, se facesse una verifica politica programmatica, dovrebbe scontrarsi col SEL, e quindi evidentemente lei ritiene che lo schieramento politico dovesse esemplarsi questa volta non sulla maggioranza che governa la regione, ma su quello che ha dato vita allo schieramento a livello politico nazionale. E allora io credo che lei ha fatto questa scelta per motivi di potere personale, non di carriera. Non penso, sindaco, con la situazione che c'è, che lei farà carriera. Motivi, però lei è il sindaco della città e giustamente dal suo punto di vista cerca di rafforzare, come ha rafforzato, il suo potere personale, perché dopo un anno di potere caratterizzato dalle nomine dei suoi uomini e delle società partecipate, qui non voglio fare la storia di chi sono, tutti legati e tutti targati, lei si sente ormai forte nel PD, abbastanza forte nel PD, dal dispensarsi dell'aiuto di questi piccoli alleati. Naturalmente lei quindi con questa operazione ha aumentato il peso in giunta della parte del PD a lei più vicina, e come ha scritto Francesca Pacini intende anche aprirsi in questo modo, rafforzando la giunta con queste presenze, ad un dialogo con la città e addirittura proiettare l'amministrazione, ma qui mi sembra un'esagerazione, in un panorama regionale, nazionale e internazionale. Io credo che qui Francesca Pacini si è lasciata trarre e trasportare dal suo entusiasmo. A mio avviso le nomine di alcuni assessori danno praticamente conto della effettiva volontà di Tambellini, perché quella nomina di Cecchetti di consolidare ulteriormente la sua volontà di consolidare il rapporto con la regione, con quella di Raspini, una persona per bene che anche io conosco e apprezzo, di rafforzare però i suoi legami con la buona borghesia lucchese fatta di imprenditori, di professionisti, delle associazioni industriali, che durante le elezioni, sotto la spinta di Ugo Fava e appunto del notaio Castini, attraverso incontri e cene riservate, a cui ha assicurato la sua partecipazione e preso i suoi impegni anche il governatore Rossi, era passata tutta intera dal campo di Favilla, dove fino allora aveva militato, al suo campo, quello di Tambellini. Quello che io voglio mettere in risalto, se ci avessi più tempo, è che tuttavia questo cambiamento, motivato da questa esigenza di collocare la sua giunta nel quadro delle alleanze nazionali e dal motivo legittimo, anche se in qualche modo si deve chiamare un motivo di potere, di rafforzare ulteriormente il suo ruolo all'interno della giunta come sindaco, è questa scelta non ha cambiato purtroppo quella che è la grave deficienza di una base programmatica che non esisteva nel 2007 e che ancora permane. E noi pensiamo che questa carenza programmatica, ci vorrebbe più tempo, sia derivata proprio da questa dipendenza che l'amministrazione comunale di Lucca e il PD tradizionalmente ha nei confronti della regione. Naturalmente, quando diciamo che Tambellini è a rimorchio della regione, non possiamo certo che Tambellini tutti i giorni telefona al presidente, al governatore Rossi, e neppure che le informa sulla formazione della giunta. Diciamo che sulle cose fondamentali, sulle scelte strutturali della politica regionale, questa amministrazione segue le linee e gli interessi più che di Lucca della regione toscana. Nel campo della sanità, ecco, cito soltanto i capitoli di cui bisognerebbe parlare: il project financing,
una sciagura, vogliamo applicarlo nella scelta del nuovo ospedale della Media Val di Serchio. Lei ha il dovere e l'impegno di scontrarsi con la Regione se questo fosse la scelta della Regione, e lo può fare all'interno dell'associazione dei sindaci che governa il bilancio della Regione. Così sul campo di Marte è necessario difendere la legge 67/1988 che garantisce agli edifici dismessi la conservazione per usi pubblici, e bisogna battersi contro la Regione per la falsa interpretazione dell'accordo di programma che ritiene che i 23 milioni siano derivabili soltanto dalla dismissione degli edifici di Campo di Marte. Oltre che togliere quella manipolazione del regolamento urbanistico che ha permesso di dare agli edifici di Campo di Marte destinazioni commerciali con abusi che andrebbero rimossi. Naturalmente, sulla sanità io parlo tante volte, ricordo anche il problema del CLAP, perché la liquidazione del CLAP è stata presentata addirittura da Francesca Pacini come una medaglia al valore di questa amministrazione. Io lo ricordo soltanto per dire che le nostre previsioni più fosche si stanno avverando. Se il CCT Nord vuole entrare nei parametri della gara regionale, deve mettere in mobilità 250 persone. E il problema famoso su cui si dice cosa ha fatto in questo anno, risanamento, ha tappato i buchi dell'amministrazione Barilla, ma i buchi derivano da quella politica di trasporti su cui anche voi vi scontrate, su cui avete difficoltà. Se nel vostro bilancio avete messo 1.600.000 di fronte ai 2.600.000 che Vaibus vi richiede, è evidente che quando si arriverà alla fine dell'anno voi avrete un buco, secondo la propaganda PD, nel vostro bilancio. Mi preoccupa di più però sapere che siccome 1.600.000 che voi avete messo in bilancio sono la cifra con cui vi siete impegnati a pagare alla Regione per trasferirsi a gestore unico, mi chiedo che idea ha la Regione del trasporto pubblico locale se pensa in futuro, nei prossimi 9 anni, di gestire con 1.600.000 euro un servizio che a oggi vi costa 2.600.000 euro. Ci sarebbe da dire tante cose. L'acqua, nessuno parla di questa cosa, ma questo Rossi ha fatto una cosa scandalosa. Ha fatto come Maru Favilla a suo tempo, che fece una UTOE unica, ha costituito contro la legge Galli, che prevede che le ATO sono esemplate sui bacini idrografici, ha fatto un'unica ATO regionale, e con questo ha messo la mano sull'acqua, anche sull'acqua di Lucca. E naturalmente noi siamo garantiti per i prossimi 9 o 10 anni finché c'è GEAL, ma quando la concessione della GEAL scadrà, come dice l'articolo 18 della legge 69 del 2011, alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge, il servizio idrico è affidato a un unico soggetto gestore. Cioè, io vorrei dire, qui ci sono poi rifondazione, come si chiama? Federazione della Sinistra, SEL, ma dov'è? Ma che sinistra c'è? Come si fa a fare i referendum sull'acqua? Fare dell'acqua un bene pubblico e poi non dire una parola, non voglio dire contestare, non dire una parola su una legge scandalosa che privatizza l'acqua al pari dei trasporti, dandola in affidamento a un gestore unico per i prossimi anni. E naturalmente, ecco, io ricordo qui, sarebbe da discutere, l'acqua per noi è non soltanto un bene economico, è cultura, è storia, e nel tempo noi dovremo dare gratuitamente l'acqua a Pisa e Livorno, che ora invece ci pagano, e la Regione, con Rossi o chi lo seguirà, potrà gestire il bilancio idrico del nostro territorio e metterà in crisi, se fa delle scelte sbagliate perché da noi non controllate, metterà in crisi anche la struttura produttiva della nostra comunità. Naturalmente
Altrettanto si deve dire per l'energia. Posso dire Zambellini, che io l'avevo scritto nel mio programma elettorale, ha sbagliato a fare un rinnovo del Consiglio di amministrazione della GESAM senza trovare un'intesa preliminare con Toscana Energia. E noi ci troviamo nella situazione paradossale che Toscana Energia partecipa a un consiglio di amministrazione della GESAM, sia pure come socio di minoranza, di una società come la GESAM che dovrà partecipare alla gara per la concessione del 2014, e in qualche modo questa Toscana Energia parteciperà alle scelte della GESAM essendo il competitor della GESAM per quanto riguarda la concessione. Vedremo. Io penso che anche per quanto riguarda l'energia la scelta sbagliata di un mancato chiarimento preliminare prima della nomina del CTA, penso che sia stato un errore. Naturalmente io avrei da dire tante altre cose anche sui rifiuti, ma le lascio. 7 minuti eventualmente, le informo. Ancora 7 minuti. In conclusione, il vuoto politico programmatico dell'amministrazione è anche il frutto di una dipendenza da interessi diversi e superiori della Regione che Zambellini e la sua amministrazione non vogliono e non possono contrastare, e che con la pretesa svolta di Zambellini neppure vengono sfiorati. Ma essere al traino della Regione, questo è il punto, sarò un po' aspro Zambellini, ma prenderla per buono quello che gli dico, non vuol dire soltanto essere al traino di Rossi e della Regione come istituzione, vuol dire anche talvolta essere timidi e subalterni alle pressioni e alle esigenze di quei gruppi economici e di interesse che gravitano intorno alla Regione, al PD della Toscana, portando spesso le amministrazioni, anche la nostra, a condividere e sostenere progetti sul territorio che non hanno niente di sostenibile. Naturalmente, io non voglio polemizzare, la vicenda della ristrutturazione dello stadio ha messo in risalto come gli interessi economici premevano sull'amministrazione, sia sul centro-destra che il centro-sinistra, ma lo stesso avviene purtroppo per il Pius, un progetto concepito a Firenze alla corte di De Santis come un accordo tra centrodestra e centro-sinistra, e che anche dopo l'arresto di De Santis e il trasferimento della stazione appaltante a Lucca ha continuato a influenzare la politica locale, dal momento che gli appalti trasferiti a Lucca, per il modo con cui sono stati effettuati, per esempio attraverso l'assegnazione alle aziende partecipanti della progettazione esecutiva, hanno prodotto lo stesso risultato di quello che era possibile fare a Firenze, cioè la vittoria delle cooperative rosse, i cui interessi non possono lasciare indifferente neppure l'attuale amministrazione, presieduta da Zambellini, come dimostrato, a mio avviso e la mia opinione certa, dalla acquiescenza all'esecuzione di progetti assurdi e costosi, come quello di Piazza delle Verdi, o della creazione della cittadella commerciale all'interno della manifattura Totapacchi. Progetti che hanno goduto anche del favore delle categorie dei professionisti, cioè quella parte della città con cui Zambellini vuole rafforzare i legami, che per il solo Piazzale Verdi si sono visti attribuire incarichi per 400.000 euro e per l'intero Pius per ora circa 3,5 milioni, molti dei quali dati senza gara e senza procedure di evidenza pubblica e destinati a fortunati professionisti lucchesi. Su tutte queste iniziative Zambellini si è assunto personalmente, a nostro avviso, una grande responsabilità quando si è rifiutato di prendere in considerazione la nostra denuncia sulle manipolazioni del regolamento urbanistico approvato il 15/3/2012, funzionali proprio alla realizzazione dei progetti su Piazza delle Verdi, sulla manifattura Tabacchi, su Campo di Marte, rinviando ad un mitico piano strutturale che doveva essere approvato nel prossimo ottobre e che neppure è stato impostato. Zambellini di fatto ha permesso che l'urbanistica continuasse a essere gestita secondo le regole stabilite dalla vecchia amministrazione,
ricordo, con 700.000 metri quadri di terreno edificabile, di cui nulla si sa, perché il sito del Comune, ne prenda nota Tambellini, per quanto riguarda la nuova edificazione, è da tempo fuori uso. Tutti questi programmi che riguardano la sanità, il trasporto pubblico, i servizi idrici, l'energia, i rifiuti, oltre che con il Pius, il futuro della città, e che dovrebbero costituire il cuore della politica locale e su cui noi di Governare Lucca abbiamo cercato di dare e continueremo a dare contributi positivi, di tutto questo poco si è occupata e talvolta male questa amministrazione, e devo dire neppure da parte dei settori oggi penalizzati dall'impasto delle forze di sinistra. Questi vuoti programmatici che hanno caratterizzato questi anni di amministrazione, proprio perché non risolti, anzi neppure affrontati adeguatamente nella verifica da poco conclusa, costituiranno un serio ostacolo al rilancio di un'azione amministrativa diretta alla tutela della città e del territorio. La svolta di Tambellini, che non affronta i reali problemi politici programmati della città, sarà soltanto di corto respiro. Naturalmente ci sono state delle cose positive che non ho ricordato, fra cui il problema degli assi viari, lo ricordo, che è sicuramente un problema importante di questa amministrazione su cui Tambellini si è impegnato con posizioni chiare che noi abbiamo apprezzato. Però su questo punto è naturalmente un tema su cui bisognerebbe fare una verifica con il SEL, che la pensa diversamente. Su questo punto però il rimpasto della Giunta con l'ingresso di Cecchetti, a mio avviso, non aiuta a rafforzare una tale prospettiva, non solo per i legami di Cecchetti con Capanno e il suo sindaco, che si oppone decisamente alla scelta realistica di un progetto realizzato per lotti, degli ingredienti o tutto o niente, ma anche perché Cecchetti è portatore di una cultura diversa, di opposizioni agli assi viari, maturata negli anni 90 intorno al progetto Salte, quando da segretario del PDS, insieme alla Piana dell'Uomo, intorno ai progetti Salte, dette il suo contributo decisivo al fallimento di questi progetti. Con forsennata campagna fatta di accuse e di insinuazioni, che sollecitò nel 1993 l'intervento della magistratura, 3 anni dopo, quando tutto fu archiviato, il progetto era stato ormai azzerato dalle inchieste. E per questo suo difficile passato mi permetto di dare un giudizio su questo inserimento. Mi ha colpito quando dice che Cecchetti è stato inserito in Giunta per la sua esperienza. Io ricordo che all'inizio dell'amministrazione Bertolucci, che è una persona che stimo, fu tagliato per troppa esperienza. Ma il suo giudizio mi colpisce quando dice che Cecchetti è considerato da Tambellini un uomo capace di intervenire anche sul piano del pensiero politico, via via alla fine. Non voglio mettere in discussione le valutazioni di Tambellini e sono curioso e interessato a conoscere, eventualmente apprezzare, il contributo che col suo pensiero politico Cecchetti potrà dare al Consiglio Comunale e all'intera città. Pronto dunque a ricredermi, fino allora lo giudicherò però per quanto io lo conosco. Un uomo che ha sempre soltanto vissuto di politica, che entra nella giunta comunale il giorno dopo che ha terminato l'incarico nel CDA della Fondazione del Monte dei Paschi, incarico che non rappresenta in verità il massimo delle referenze professionali per il delicato incarico a cui è stato destinato da Tambellini. A mio avviso, un uomo della vecchia politica, da oltre 30 anni mai lontano dal potere, che è riuscito a galleggiare fino ai nostri giorni e di cui questa giunta, certamente la città, non aveva assolutamente bisogno. 30 secondi. Quanto agli altri assessori, alcuni dei quali conosco e stimo, li giudicherò delle loro azioni. In conclusione, io penso che questo profondo ricambio nella composizione della giunta, se non è una missione di fallimento come protesta il PD locale, non rappresenta neppure quella svolta di cui l'amministrazione locale avrebbe bisogno, perché non tocca nessuno degli snodi programmatici a cui dovrebbe por mano chi ha veramente a cuore gli interessi e il futuro dell'economia e della storia della nostra città. La svolta politica promessa con la nuova giunta non solo risulta indefinita e poco credibile sul piano del programma, ma è fortemente compromessa da una gestione della cosa pubblica da parte di Tambellini e della sua amministrazione che manca di autonomia politica, che è piena di silenzi e di omissioni sulle scelte più urgenti,
che ha fatto in quest'anno scelte del tutto sbagliate e forse irreversibili, come è venuto a mio avviso per quanto riguarda l'urbanistica. Esaurito il tempo. Perfetto, grazie consigliere. La parola al consigliere Fazzi, ha 21 minuti, al netto chiaramente dell'intervento del capogruppo Fava. Sì, grazie Presidente, io penso che non li userò tutti. Comunque, devo dire, io sono tra quelli che hanno firmato la richiesta di questo momento di riflessione, e anch'io mi unisco alle parole del mio capogruppo Lido Fava per ringraziare lei Presidente per come, diciamo, con prontezza ha voluto raccogliere questa richiesta, certo interpretando il regolamento, ma in uno spirito giusto, senza enfasi garantiste, ma comunque garantendo, e quindi questo per noi è una cosa importante, che ci conferma, quota parte evidentemente, non senza nessuna esclusiva, della bontà della scelta, che speriamo che porti buoni frutti anche in futuro. Dicevo, io nel mio intervento non farò né dichiarazioni, come dire, né apocalittiche né profetiche, non ho da dire quale sarà il futuro di questa amministrazione. Io farò delle considerazioni forse in parte anche slegate, ma saranno delle considerazioni che mirano così, con tutti i limiti miei e di quello che dirò, a evidenziare alcuni aspetti critici e forse anche contraddittori. Non mi unisco allo stile del galateo degli organi collegiali, che mi dovrebbe portare a ringraziare, a fare gli auguri a chi si è insediato per il lavoro che dovrà fare, ai nuovi consiglieri, non perché non abbiano senso, ma perché credo che in questa occasione gli auguri li dobbiamo fare con grande sincerità alla comunità lucchese, che ha bisogno di un governo, che ha bisogno di capire qual è il suo futuro e che di fronte a una scelta così radicale, così profondamente diversa da quello che è stato fatto finora, è ulteriormente disorientata. È ulteriormente disorientata rispetto a delle aspettative che comunque, indipendentemente dalla collocazione, tutti hanno coltivato di vedere, come dire, dopo 5 anni di stasi, di immobilismo, di confusione, di velleità, di promesse consapevolmente fatte ma infondate, fatte nella consapevolezza della loro infondatezza, parlo dell'ospedale, parlo dell'urbanistica, parlo di una serie di cose, si aspettava comunque un passo diverso. Tante persone, anche da questa parte dei banchi, hanno fatto una scelta al ballottaggio, pensando che comunque si dovesse auspicare un passo diverso. Lo dico perché qualcuno magari non l'ha mai detto e forse non ha nemmeno piacere che si dica, però è così. Una volta conquistato il posto su questa parte della sala del Consiglio, poi si è detto bisogna pensare comunque al futuro e comunque che ci sia un governo di un certo tipo. Quindi io credo che veramente noi gli auguri li dobbiamo fare alla città e ai cittadini, che si meritano un governo, si meritano un'amministrazione locale che per esempio in questi giorni non si dimentica che chi vede le fontane chiuse è costretto ad andare a comprare l'acqua minerale con soddisfazione di chi la vende. Allora un'amministrazione che ha portato al governo, vede al governo, chi ha voluto giustamente, perché io a differenza di altri che erano da questa parte ho considerato giusta la scelta di portare a livello esemplare, come dire, l'acqua somministrata non in bottiglia, e poi invece si disinteressa completamente di quello che sta succedendo e non dà spiegazioni di quello che sta succedendo alle fontane. Tante persone semplice, non importa pensare che chi va a prendere l'acqua sia ad un livello o di un altro, a livello socio-economico, non c'entra niente.
quella è una ricchezza di tutti. Ecco, in questo momento qui è stata fatta l'ordinanza di chiusura, è stato detto della non potabilità, però nel frattempo si sono svuotati i banchi dell'acqua minerale. Allora, in un momento di crisi, queste piccolissime premure, perché a noi sembrano piccolissime, ma per altri sono serie, bisognerebbe non dimenticarle, perché è una cosa che comunque dà il senso che comunque la priorità è un'altra, le liti sono altre, e sapere che il sindaco si assume le responsabilità, diciamo, vale nel senso dei rapporti politici e vale ovviamente anche nel senso dei rapporti, come dire, operativi. Io non dico che non è stato fatto niente il sindaco, dico che comunque questa premura, che poteva anche configurare, come dire, una distribuzione di acqua minerale almeno a alcune categorie di persone, dico, come dire, no? Forse sì, perché chi, una serie di persone che se l'andavano a prendere e prendevano così, forse poteva essere presa in considerazione. Comunque, l'assunzione di responsabilità è fatta di tante cose, tra l'altro anche quella di tentare, nessuno ne è il detentore, ma comunque di metterla d'accordo con la ricerca della verità, non con la verità, perché quando dice io dico la verità è una cosa, io non ci riesco, non lo so, però la cerco. Allora, rimanendo sulle considerazioni preliminari e con franchezza amichevole, mi rivolgo a lei sindaco, mi aspetterei, direi che mi sarei aspettato che dopo aver detto mi assumo le mie responsabilità, nessun altro ha colpa di questo, le scelte sono difficili, le scelte sono pesanti anche sul piano personale, perché scegliere vuol dire includere ma vuol dire escludere. Ecco, da queste cose qui, lo dico con tutto il rispetto, le sanno tutti. Cioè, è la classica scoperta dell'acqua calda. Poi c'è chi ricopre i ruoli di responsabilità e chiede, insieme all'onore di fare le scelte, tutta la comprensione e magari la partecipazione, magari la compassione di chi le subisce, le nostre responsabilità e i nostri onori, e chi invece, io cerco di stare da quest'altra parte, ma rispetto le scelte diverse, ma non le condivido, chi dice, oltretutto che ho l'onore, certo anche l'onere, di stare in un ruolo così importante, non posso scaricare sui miei interlocutori, sui cittadini, tutti i pesi che inevitabilmente ci sono da quel ruolo e che accompagnano quel ruolo. Quindi, su questo aspetto io direi, Marco, un atteggiamento diverso, sono legittimi entrambi, dico in questo caso amico sindaco, però chiederei in questo caso di dire, e visto che a questo punto hanno capito tutti che anche lei si è reso conto di quanto pesante sia fare quelle scelte, in qualche modo riconoscesse l'infondatezza di quei giudizi sommari che ha sparato anche lei personalmente su me per tanti anni. Perché veramente pensare che qualcuno si possa divertire a portare quei pesi e trattarlo come anche lei ha trattato me, la dovrebbe far riflettere, perché quei pesi sono sempre grandi, anche se non si piange in pubblico, sia chiaro. Allora, quando dice che si prende le responsabilità, io voglio dire anche che queste responsabilità vanno ben, come dire, enumerate, e non si può dire che c'è la stampa cattiva, perché, diciamo, c'è una considerazione che è positiva anche dal punto di vista di chi vive il più costruttivamente possibile, ma dall'opposizione, questa vicenda. Cioè, a un certo punto, quello che diceva la città è diventato vero. E una quantità di persone dicevano che alcune persone ricoprivano in maniera assolutamente inadeguata i ruoli loro affidati. Poi lei la può raccontare come gli pare, ma li ha spazzati via. Le è dispiaciuto, non le è dispiaciuto, a noi non ce ne importa nulla, questo è un fatto suo. La città non può perdere tempo dietro a queste cose qui, che le sanno tutti che se uno deve mandar via una colf è in difficoltà, ma avete mai provato? O in un qualunque ruolo, avere un ragazzo in una squadra di calcio giovanile e dovergli dire non sei in squadra? Ma
pensate che sia una cosa banale, che glielo dovete spiegare voi, che a fare le scelte ci vuole equilibrio e c'è da sostenere delle difficoltà. Lo sanno tutti. Allora, il dato di fatto è che quello che veniva detto in alcuni casi si è rivelato vero. Si dice il sindaco, non è un fatto politico, è un fatto funzionale. Se non fosse un fatto politico, Pellegrini Masini sarebbe in giunta, perché uno, rispetto alle presenze che ci sono, dei più qualificati a parlare di ambiente. Non ha senso averlo mandato via, non lo dico perché lui è qui, non ha proprio senso. Dov'è finito l'ambiente ora? In mano di chi? Di quali competenze? Bisogna parlare con franchezza. Dove sono le competenze? Di cosa si sta parlando? È chiaro che lui ha fatto le spese del fatto che il suo corrispondente in consiglio, nei momenti più difficili, parlo del consigliere Lenzi, si alzava e non votava con la maggioranza. Quindi il ragionamento è stato, nello scontro violentissimo che c'è stato nel PD, richieste incrociate della testa di assessori, devi far fuori questo, devi far fuori l'altro, perché si sa cosa è successo, è stato detto, ma cosa ce ne facciamo di uno dell'Italia dei Valori se tanto poi l'Italia dei Valori è inaffidabile e vota solo se gli piace? E il sindaco l'ha fatto fuori, poteva dire no, è un tecnico, me lo tengo, l'ha fatto fuori. E questo è successo, è inutile girarci intorno con dei discorsi, le grandi cose, la acchiappanuvole. Certo, acchiappanuvole, perché la sostanza è questa. Troncato di brutto, altro che discorsi. Poi col dispiacere, ci credo perché ci sono rapporti, io lo credo che ci sono dispiaceri. Sindaco, sono sicuro che sia pesantissimo, lo so addirittura, ma non solo io, sia chiaro, lo sanno tutti. Però non si venga a raccontare. Quali sono i gruppi che sono stati rafforzati? Guarda caso, li devo enumerare? Ma non credo, assolutamente. Ci troviamo in una situazione dove due dirigenti che erano un po' i pilastri del progetto della nuova amministrazione, parlo del dottor Tutturici e dell'architetto Di Bugno, uno se n'è andato per le vicende che conosciamo, no? Di cui si è discorso praticamente niente. Era un po', diciamo la verità, il riferimento per consentire all'assessore Sichi di poter reggere un ruolo molto impegnativo, fortemente carico di contenuti tecnici, lì ci può stare un politico in senso stretto se c'è un tecnico comunque che ha intesa con lui. Venendo meno il tecnico, l'assessore Sichi non poteva reggere, ma non è una critica. Lui, io sono sicuro che lui lo sapesse, non ha mai fatto, come dire, non ha mai cercato di darla a bere Sichi. Io lo riconosco una persona onesta, corretta, leale in quel senso lì. Poi non sono d'accordo con tante scelte. Gli è venuto meno il riferimento e l'assessorato ha fatto acqua. Ma l'hanno visto tutti. Tant'è vero, no, che si va a cercare una persona laureata in geografia economica come tecnico che risolva i problemi dell'amministrazione. No, giustamente. Geografia economica è una cosa utilissima. Allora, dice, ma dopo 14 mesi il sindaco tira le somme. Tira le somme, infatti, abbiamo visto, tira le somme e dà ragione a quel che si diceva. Non si dicevano, io non ho detto niente, ho sempre detto guardo, però leggendo i giornali, sentendo in giro, si sentiva una serie di cose, io ho detto ma sarà così, non sarà così, ora dal mio punto di vista mi viene confermato dal sindaco. E non mi pare che sia, come dire, una grande soluzione, come dire, cercare di riportare il discorso sul pathos della campagna elettorale prefigurando di nuovo ipotesi, come dire, più o meno interessanti e prospettazione, con la prospettazione di soluzioni, il discorso è stato detto di alcune ipotesi anche a livello di contenuto, ai quali ha accennato il sindaco quando ha parlato delle mura, ha parlato di recupero del controllo di gestione, eccetera. Alcune cose che in realtà in amministrazione gran parte di queste cose ci sono state e io ho già avuto modo di testimoniarlo e ricordarlo in passato. Ora, dire che non ci sono per rendere interessanti proposte sostanzialmente banali
non mi sembra un gran giochino, diciamo, se ne sono visti di meglio. Cioè io dico che una cosa non c'è, anche se propongo una banalità, dice però prima non c'era, ora la propongo io, è una grandissima, che bella cosa, ora scaldiamoci gli animi, così si fa quella cosa lì. Insomma, sinceramente, poi tanto, voglio dire, in ogni caso, anche se tengo un profilo basso, tanto tenete conto che prima c'era il disastro, mancavano i soldi, lo sperpero, la corruzione, eccetera. Insomma, mi sembra un po' una cosa da baraccone, onestamente. Scusate, ma certe cose vanno dette anche come si sentono. Non si può soltanto, come dire, imbellettare. Noi siamo qui, cosa ci abbiamo alle spalle? Uno scontro fratricida nel PD. Richiesta di teste di questo e di quell'altro. Una frattura nella maggioranza dove alcune stampelle non reggono, richiesta di atteggiamenti più radicali, più come dire di sinistra, ognuno che dice che è di sinistra quello che gli pare a lui, e penso che poi alla fine tutti abbiano a loro modo ragione, perché la storia della sinistra è complessa, non importa ora richiamarcela, poi sicuramente la conoscete meglio di me, però diciamo, questo è il dato, quindi la maggioranza più o meno esplicitamente scontenta e in sofferenza, in più non si è sentita adeguatamente rappresentata. Alcuni assessori contestati, voglio dire, il disastro sul turismo, diciamo, non viene coperto dal fatto che ci siano o meno dei dati statistici consolanti, perché non sono sicuro che nemmeno il sindaco attribuisce a cose non fatte nell'ultimo anno i risultati di quello che sta accadendo. No, è impossibile, perché diciamo, perché ci sia un effetto ci vuole una causa, se la causa non c'è vuol dire che quell'effetto va cercato da un'altra causa, è evidente. Se alle riunioni con gli operatori del turismo, quando è stato chiesto ma esiste il calendario degli eventi, la risposta è stata ci stiamo lavorando, eravamo in aprile, e poi mesi dopo è stato detto si proporrà il calendario, grande aggiunta, unico degli eventi, cosa vuol dire? C'è quello di regime, c'è il calendario degli eventi, se uno non si è prenotato non fa più niente, due cose la stessa sera non si possono fare? Cioè, ma dove siamo? Di che stiamo parlando? E poi il turismo, sento dire, per il turismo si fanno i sentieri. E cosa c'entrano i sentieri col turismo? Cosa c'entrano i sentieri col turismo? I sentieri, diciamo, se il turismo è qualunque cosa che meriti di essere vista o visitata, il turismo è tutto. Allora avremo il delirio delle finanze che dice tutte le cose hanno a che fare con le finanze, quindi l'assessore alle finanze si deve occupare di tutto. Quello del turismo dice, che discorsi, il turismo può essere qualsiasi cosa, beni culturali, spettacolo, sport, wellness, che mi pare, paesaggio, anche paesaggio. Se abbiamo una cascata o abbiamo un bel panorama, ma non è mica la stessa cosa il turismo. Non è proprio assolutamente quella cosa lì il turismo, perché se no vuol dire che il turismo paga le ricerche, paga i convegni, cioè non si capisce più niente. Non so se qualcuno, diciamo, ha fatto lo sforzo, penso di sì, non dubito del sindaco, ma voglio dire, mi sembra che ci sia della confusione. E di fatto gli eventi principali sono lì, ma vedremo, perché non piace mai fare dei vaticini negativi rispetto a cose che se vanno bene saranno bene per tutti, quindi le mura o il discorso dei 500, dei campionati di ciclismo, io sarò contento che vadano bene. Diciamo, prendo atto del fatto che per ora nessuno se ne sta accorgendo come forse meritavano. Vedremo, quando sarà il momento dei consuntivi, faremo i consuntivi, niente di male, no? Non entro sulle questioni relative a tutta una serie di cose programmatiche, perché qui stiamo parlando. Due minuti, consigliere. Sì, infatti vado alla chiusura. Penso che, diciamo, ci sia da riflettere su, come dire, le prime avvisaglie, se ho capito bene, se è stato riferito bene, del rapporto tra i nuovi entrati e quelli già presenti in giunta. Se non ho capito male, ora non c'è lui, ma forse magari è da qualche parte. Tu, Cori, ha detto qualcosa sulla questione delle Madonne Bianche, dell'impianto delle Madonne Bianche, qualcosa di diverso rispetto a quello che era stato detto dall'assessore Vietta. Forse ho capito male, ma mi sembra che lui abbia detto, non so tu, però non voglio, cioè, se fosse così non sarebbe segno buono, non voglio
aprire la questione. Voglio dire, diciamo, speriamo che non sia così, perché si partirebbe veramente male. E, diciamo, mi dispiace che il dibattito di oggi finisca in maniera così monocorde, perché è stato letto il dispaccio, no, dal consigliere Cantini, e quindi assolutamente non si parla. Poi forse a qualcuno gli era venuto in mente di intervenire, ma è girato anche un SMS del capogruppo Battistini, ha detto nessuno intervenga, eccetera, eccetera. Quindi va bene così, giustamente. No, io il testo non l'ho letto, lo dico malamente. Magari è stato un invito gentile, carino, dicendo io, spogliandomi della veste di capogruppo, in tutta amicizia ti consiglio caldamente di tenere presente quello che abbiamo comunemente concordato, anche se te magari avevi votato contro, però lascia perdere, perché la disciplina del partito non c'è più, siamo tutti gentili. Però insomma, il messaggino è stato visto, succede, no? Sono bravi i giornalisti, anche noi ce la caviamo, no? Ha detto il sindaco, i giornalisti sono bravi e noi insomma facciamo del nostro meglio. Va bene, io penso che ci sia materia per riflettere. Ho detto che non ho vaticini, non ce li ho, non lo so, io continuo a fare gli auguri ai nostri cittadini e alla nostra comunità. Grazie consigliere Fazzi, la parola alla consigliera Giorgi. Grazie presidente, saluto tutti i colleghi consiglieri, il sindaco, tutti i consiglieri nuovi, gli assessori. A Lucca si dice, davanti di Lucca a Borgo Ammozzano, si passa al ponte e poi ci siamo. Questo è quanto si è visto nell'ultimo anno di amministrazione. Un carro che lentamente si muove, il paragone con il bradipo è ben indovinato, nel solco, nel binario già tracciato dalle precedenti amministrazioni, dalla precedente politica. Non abbiamo visto niente di nuovo, niente di propositivo, niente di trasparente, niente di meritocratico. Il Movimento 5 Stelle continuerà a starvi col fiato sul collo, perché il suo compito è quello di scoperchiare le pentole, di andare a scoprire tutti questi cunicoli che avete creato sotto i palazzi del potere e tutte le stanze segrete. E ringrazia i cittadini che ci telefonano e che ci chiedono di farlo e che ci offrono anche le informazioni per farlo. E sono molti. E faccio anche un appello ai cittadini che invece sono delusi, che non arrivano a fine mese, che sono stanchi e che non ce la fanno più e che non hanno neanche il coraggio di alzare gli occhi e dicano lasciamo andare tutto come va, invece di svegliarsi, di partecipare, di venire in comune, di venire alle commissioni che sono pubbliche, quindi professionisti che vengano in commissione a sentire che cosa succede, cittadini normali che vengano in commissione a vedere che cosa succede sugli argomenti dai più banali ai più complessi. Perché l'intento del Movimento 5 Stelle è quello di creare, e quello che dovrebbe essere anche il vostro, una rivoluzione culturale dell'intelligenza creativa, ovvero sia cambiare questi giochetti di vecchia politica, perché il tempo è scaduto. Grazie. Bene, l'ultimo intervento è quello del consigliere Lenzi, prego. Sì, grazie. Dunque ringrazio il presidente. Prima di iniziare il mio intervento ho ricevuto una mail dal consigliere Amanti che mi chiede di leggere in consiglio, quindi prendo pochi minuti per leggere questa mail. Dunque, dice il consigliere Amanti, purtroppo non posso essere presente al consiglio di oggi, mi scuso con tutti e lascio che Roberto Lenzi legga questo messaggio. Questa nuova giunta nasce con componenti diverse da quella precedente e il partito che mi ha dato spazio nelle sue liste non fa parte di questa squadra. La vecchia giunta era espressione di quella coalizione che si era spesa nel progetto Tambellini Sindaco e sotto questo nome aveva vinto le elezioni. Il modo con cui l'Italia dei Valori e la Federazione della Sinistra sono state espulse dalla Giunta e quindi dalla maggioranza, ribaltando gli accordi di coalizione, è stato inaspettato e sgarbato, probabilmente dovuto a pressioni che vanno al di là della politica del territorio, tutte interne alle logiche di un PD che sul nazionale governa con Scelta Civica e PDL. Accettare uno sgarbo del genere risulta difficile per me e quindi mi trovo costretto a non approvare e appoggiare la nuova giunta, nonostante in questa giunta ci siano persone di cui apprezzo molto il lavoro e la storia.
Lucca oggi, rispetto a un anno fa, è una città più vivibile, in cui gli assessori dialogano con la popolazione nei campi della cultura, dell'istruzione, dello sport, dell'ambiente. Ci sono ottimi progetti in gioco. Le note sicuramente più dolenti sono la mobilità e i lavori pubblici ad essa collegati. Il programma elettorale era zeppo di buoni propositi che sono spariti dall'agenda dell'amministrazione, probabilmente per mancanza di coraggio e volontà. Il mio programma elettorale, dice Amanti, spingeva affinché si realizzassero politiche di sostegno all'uso della bicicletta, ma questo comporta riduzione delle carreggiate in favore di piste ciclabili, così come politiche di rilancio del mezzo pubblico necessitano del rischio in un primo periodo dell'impopolarità in una città abituata alla logica di un'auto per ognuno. Dopo questa piccola analisi del lavoro di un anno, che ritengo positivo, ripete sempre Amanti, ribadisco che non appoggiare la nuova giunta non è una bucciatura del sindaco Tambellini, ma una reazione obbligata allo sgarbo istituzionale subito. Per ogni voto futuro continuerò a decidere a coscienza. Certo è che se avevo buoni motivi per votare sempre con la maggioranza fino ad oggi, non ci saranno pregiudiziali che mi impediranno di votare con essa nuovamente, rimanendo fedele al programma. Questa è la comunicazione del consigliere Amanti che mi ha chiesto di leggere. Dunque, fatta questa precisazione, vengo ora al mio intervento. Vorrei iniziare dicendo questo: sono entrato in quest'Aula che sinceramente non ho ben capito i motivi dell'operazione politica che è stata condotta e devo dire, dopo l'intervento del sindaco, continuo a non averli compresi. Vorrei fare modestamente presente che l'articolo 9 del decreto legislativo 267/2000, che è l'articolo richiamato dall'opposizione alla richiesta di convocazione, chiedeva al sindaco di motivare le revoche che aveva disposto. Questo non è stato fatto, perché significavano motivarle singolarmente. Il sindaco ha molto parlato, ha molto detto, ma non ha detto quello che era chiamato obiettivamente a fare e che era quello che riferisco. Detto questo, credo però che i fatti dicono tutti. E i fatti dicono che l'Italia dei Valori e la Federazione della Sinistra, loro malgrado, sono state escluse dalla maggioranza. Di questo abbiamo già messo sulla stampa, indicato sulla stampa, non possiamo che prenderne atto. D'altronde, sia il contenuto della decisione del sindaco, che ha escluso dalla giunta municipale i rappresentanti di questi due partiti, sia il metodo utilizzato, nessun confronto sugli assessori da dimissionare, nessun confronto sugli nuovi assessori da nominare e sulle competenze relative, neppure sulla ricostruzione delle deleghe che caratterizzano la nuova giunta, è stata fatta con questi due partiti e questo non vuol dire altro che escluderli dalla maggioranza. A maggior ragione poi il modo con cui questo è avvenuto. Ricordo che nel pomeriggio precedente l'ultima riunione che era stata programmata per discutere la questione, tra l'altro una di tre, quindi neanche che il dibattito sia durato più a lungo, il sindaco ha ritenuto opportuno inviare i vigili urbani e notificare la revoca dei mandati ai consiglieri dei due partiti, il che non mi sembra il massimo della condivisione. Fatto questa doverosa precisazione, vorrei rispondere un attimo a alcune voci che ho sentito, soprattutto sulla stampa, in particolare nei commenti ai quotidiani online che si occupano della politica locale, che questa sarebbe una questione di poltrone, nel senso che le nostre proteste nascerebbero dal fatto che i nostri due partiti hanno perso un consiglio, il loro rispettivo rappresentante alla giunta. Ora ovviamente parlo per il mio partito, ma credo che la posizione sia speculare anche per la Federazione della Sinistra. Io vorrei ricordare a chi dice questo, lo vorrei ricordare a tutti i presenti, che la giunta municipale è l'organo del comune a cui sono affidate la gran parte delle competenze. Vorrei ricordare altresì che la gran parte delle proposte che pervengono a questo consiglio nascono dalla giunta municipale. Non farne parte evidentemente vuol dire non essere partecipe alla gran parte degli atti amministrativi che vengono compiuti e vuol dire non essere parte della gran parte delle proposte che vengono sottoposte a questo Consiglio. E credo che
sia evidente e chiaro a tutti che quando un atto, una delibera nasce in un certo modo non sia assolutamente facile modificarla. Quindi evidentemente il promettere dalla Giunta, l'Italia dei Valori e la stessa Federazione della Significa significa sostanzialmente estromettere dalla gran parte delle decisioni che l'amministrazione assume. Questo è di tutta evidenza. Detto questo, quindi, è evidente che il problema che noi solleviamo e la reazione che ha provocato la decisione del sindaco è una protesta prettamente politica che nasce dal fatto che siamo esclusi dalle decisioni più importanti e sostanzialmente dalla linea politica fondamentale che questa amministrazione da ora in avanti potrà portare avanti. Ripeto quindi che la decisione del sindaco, che tra l'altro è stata del tutto unilaterale, lui stesso l'ha riconosciuto in questa assemblea precedentemente, ha evidentemente una profonda rilevanza politica e nello stesso tempo svuota di fatto la possibilità nostra e della stessa Federazione della Sinistra di incidere sugli atti dell'amministrazione. Vorrei poi evidenziare che le problematiche che ora illustrate sono poi rese più evidenti e accentuate anche dal fatto che i nuovi assessori nominati sono espressione di un'unica area politica. Sostanzialmente il PD e la lista civica, che fondamentalmente è una costola, sono gli unici rappresentanti in giunta, a parte la ridimensionatissima posizione che assume in giunta con l'assessore Siti, a cui sono state ridotte enormemente le deleghe e a cui sono state affidate deleghe evidentemente residuali. E a questo proposito vorrei ricordare questa volta al sindaco e alla stessa maggioranza, che in questa sede ha pensato bene di dirsi soddisfatta dell'operazione, che anzi ha dichiarato trattarsi di un atto coraggioso, vorrei ricordare loro che le competenze non sono esclusiva del Partito Democratico, le competenze si trovano anche negli altri partiti, si trovano nella società civile che fa da contorno a questi partiti, che molto spesso si è sbandierato di voler coinvolgere, ma che in questa occasione evidentemente si è pensato bene di non ricercare. Il sindaco dice che è chiaro che quando si sceglie si include e si esclude. Stranamente però l'esclusione è stata unidirezionale. Oggi abbiamo sostanzialmente una giunta che è un monocolore del PD. Il sindaco dice ugualmente che la sua scelta è stata una scelta nell'interesse della città. Mi sembra abbastanza singolare che gli interessi della città coincidano esclusivamente con i rappresentanti di queste forze politiche. Sintetizzando, credo che il sindaco, e a questo punto devo dire anche i partiti che lo appoggiano con l'intervento che hanno fatto prima di questo dibattito, salvo che non vogliano rettificare qualcosa nel proseguo, sostanzialmente ha rotto quel patto per un'amministrazione congiunta della città che era il presupposto di quell'alleanza elettorale che ha portato il sindaco alla guida di questa città. Vorrei poi evidenziare il paradosso implicito nella scelta del sindaco, tra l'altro a cui ha accennato anche lo stesso consigliere Angelini, che oggi crea un monocolore sostanzialmente PD, ma che forse ha dimenticato che durante la campagna elettorale ha trovato nel partito che io rappresento, la Federazione della Sinistra, oltre che in SEL, coloro che si sono opposti ai tentativi di alcune aree del PD che prima delle elezioni hanno tentato di mettere in discussione la sua discussione. Quanto ai nuovi assessori, allora, molti dei nuovi assessori, li direttamente o indirettamente, escluso Cecchetti, li conosco personalmente e quindi voglio dire questo. A titolo personale gli faccio le mie congratulazioni personali e nello stesso tempo mi auguro che possano ben agire.
perché se ben faranno, ovviamente questo sarà nell'interesse di tutta la città e credo che scopo di tutti quelli che siamo qui, maggioranza o quinta posizione, è quello di una città che possa ben funzionare e possa assicurare il benestare di tutti. Da un punto di vista politico però torno a ripetere che non posso non contestare l'operazione politica che ha portato alla formazione di questa nuova giunta, perché evidentemente questa è una nuova giunta. A questo voglio riportarmi alle parole di una recente intervista, mi pare comparsa questa mattina, del segretario della Federazione della Sinistra, che ha giustamente fatto osservare che il rimpasto si fa con gli stessi ingredienti, ma qui gli ingredienti sono notevolmente e fondamentalmente modificati. E ripeto, è frutto di la rottura di quel patto che aveva portato il sindaco Tambellini a essere il sindaco di Lucca. Per quello che riguarda poi l'attività politica della nuova giunta, mi riservo di volta in volta di valutare il loro operato e posso dire che questo lo farò con l'indipendenza di giudizio e con il rigore che ho sempre cercato di portare all'interno della maggioranza e che a volte, devo dire, non è stato probabilmente sempre apprezzato. Per quello che riguarda il futuro, allora, per quello che riguarda l'atteggiamento che il mio partito e io personalmente intendiamo assumere verso questa amministrazione, posso dire che continueremo a fare ciò che abbiamo fatto finora. Prima lo abbiamo fatto all'interno della maggioranza, ora che da quella maggioranza siamo stati esclusi, lo faremo da quella che è l'unica tribuna che ci rimane, ossia i banchi di questo Consiglio. Di volta in volta valuteremo gli atti e i comportamenti delle amministrazioni e su questi ci esprimeremo e sulla base di questi, e questo lo faremo sulla base degli interessi dei cittadini lucchesi. Sinceramente, un obiettivo che mi pongo è quello di essere anche la voce e di poter dare voce in consiglio a tutte quelle frange e a tutti quegli elementi che, pur facendo riferimento allo schieramento di centro-sinistra nella nostra città, non si sentono rappresentati del PD, che ripeto oggi è diventata l'unica forza che amministra questo comune. Per quanto riguarda poi la mia posizione, ripeto, continuò a essere impostata a criteri di indipendenza di giudizio e di rigore che, ripeto, ho cercato di portare in maggioranza e che non sempre probabilmente è stata molto apprezzata. Un'ultima notazione in relazione all'intervento del consigliere Fazzi, che non so se è presente o se è uscito dall'aula. Il consigliere Fazzi ha detto che il consigliere Lenzi è da considerarsi inaffidabile per la maggioranza. Io vorrei dire questo, che se non votare ciò che motivativamente non si condivide, significa essere inaffidabile, significa che io e il consigliere Fazzi conosciamo due vocabolari diversi. Io ritengo che non votare cose che motivativamente non si condividono significa senso di responsabilità, assumersi le proprie responsabilità e correre anche il rischio di essere invisi a chi vorrebbe che questo non si facesse. Grazie. Grazie consigliere Lenzi. Bene, questo era l'ultimo intervento, direi che se il sindaco non deve rispondere a qualcosa di particolare, direi che la discussione è chiusa, rinnovo il benvenuto ai nuovi consiglieri e nuovi rappresentanti della giunta, auguro a tutti voi, a chi ha ancora la fortuna di dover fare le vacanze, buone vacanze, arrivederci. Il consiglio è chiuso.